Madonna, che bello però esteticamente. È proprio uno stile completamente differente dai Bayonetta. Perché Bayonetta c'ha quella cosa molto più appunto witchcraft, molto scura, molto tagliente. Mentre questo è molto proprio più disegno. Non era ancora conosciuta come Bayonetta, era conosciuta come Seresa. Bellina. Ok, quindi qua la madre è viva, paradossalmente anche Balder. Che bello. I've got to hurry. Ma toh, che bello esteticamente. Essenzialmente lei cercherà il potere dove andrà per salvare la madre. C'è il simbolo delle streghe di Umbra per terra. Che tanto questo immagino che sia un gioco che se una persona non sa niente del mondo di Bayonetta, magari molte simbologie, cose, che cazzo ci capisce? Sono le voci della gente che la trattava male, che la vedeva come una reietta. Poi dici che è diventata spaccona. Dici che niente che gli accade la tocca. Madonna, ha vissuto anni di lasciamo perdere. E poi è stata inghiottita dall'oscurità. Oh, mi sa che è cosa? È Jean? Ok. Che tra l'altro effettivamente ci si rifà anche tantissimo, perché in Bayonetta 3 lei era molto danzatrice quasi classica per le cose, quindi magari in questo multiverso la loro danza dell'Umbra Witch è fatta molto più sulla danza classica, quindi è per questo che comunque è riuscita a fare quelle robe. Sì, lo so, Jean, fammi parlare! Lei fa parkour da sola in questo, meno male, non devo fare un cazzo, ragazzi. No, tra l'altro c'ha tutta la cella fatta con spine e rose. Le mani dei demoni dell'inferno. Vabbè, perché giustamente se la vogliono mangiare. What is this? Don't come any closer. No! Meno male che c'è Jean. Non è Jean invece a sto giro. Il lupo bianco è Balder. Balder si trasformava in un lupo bianco. Quindi chi vuoi che sia? Guarda con quel pupazzone. Che tra l'altro la narratrice è quella che narra durante tutti i Bayonetta, che dice The Shadow Remains. Quando morite o quando ci sono quei momenti di narratore. È sempre la stessa signora. A strange boy appeared. Era un ragazzo. Avalon Forest is home to fairies. Ok, stiamo andando verso quella. Perché in Bayonetta 3 avevano messo in mezzo delle cose nuove per i capitoli a seguire, ed erano sbucate ste robe tipo delle fate e compagnia, no? Che Luca era un mischiaticcio particolare, c'è stava Luca re delle fate. Cioè era, essenzialmente saranno gli argomenti, mi sa, del nuovo gioco. Ceresa's teacher Morgana was standing by the door. Ovvio. Che non vuoi che la maestra di una strega si chiama Morgana? E che non lo vuoi? Casa di Morgana. Oh, che bello. Scrive effettivamente. In basso a sinistra c'è lei con la piumina che fa pipipi. Che scrive. Oh, che bello. Esteticamente è proprio bello. È proprio una roba totalmente nuova rispetto agli altri Bayonetta. Adoro. E con Cheshire non ci posso fare niente? Bello come qui sia molto strega vecchia, perché ci sono le scope. Sa proprio di quel mood lì rispetto a quelle di Umbra normale. Ma perché molto probabilmente ste cavolo di fate erano qualcosa che, come le streghe di Umbra e dei saggi di Lumen, esistevano in Bayonetta nel mondo, però col tempo si saranno estinte. Prendi l'acqua dal pozzo, se la madonna. Ma quello tra l'altro non è un pozzo, ma è un cazzo di lago. Però diciamo che sia un pozzo. Che bello che c'ha questa treccia così lunga. È veramente carina lei. Attingerla. Oh, che bella animazione. Gli sta facendo palesemente. Metti la cera, togli la cera. È maestro Miyagi. Ma che tra l'altro mi sa che lei stessa è una fata, lo sapete? Perché la roba che c'ha addosso, che la decora di simboli e altro, sono robe che mi ricordano molto Luca, il re delle fate del 3. Quindi mi sa che lei non è propriamente una strega, vedendola così. Quindi cominceremo a danzare. Perché sono venuto qua? Come si scende? Maestro, non lo so. Mi chiedo se sia stata Morgana a scegliere queste lampade. È buffo, ma credo che abbiamo gusti simili. Ok. Per farti capire da dove ha preso il suo, diciamo, stile molto eccentrico. Battito di strega. Il battito di strega è un'arte di Umbra fondamentale basata sulla danza. Si usa per infondere energia magica in un obiettivo. Quindi faccio lì e... Dinner time. One helping of magic coming right up.
Ok. C'era la barra palesemente di Zelda. Se esegui il battito di strega ti sembra difficile, puoi cambiare. Ma che è la madonna? Ma ho capito! Cioè, sto gioco credo ci abbia due meccaniche. Se ne tolgo una è la fine. Dio madonna. Ho capito un attimo. Vabbè, quindi è effettivamente un rhythm game. Sì, ma mettimelo uno con un po' più di roba, almeno così mi fa far pratica. Ce ne abbiamo per evocare rovi infernali che intrappolano i nemici. Questa tecnica consuma indicatori di ricarica magica. Oh, aspetta, c'è un libro con la roba di Umbra sopra. Che cosa ci fa qui il mio libro? Meglio se lo rimetto a posto più tardi. Mi vuoi dire che i libri di Umbra che troviamo all'interno di tutti i giochi erano in realtà i libri in cui studiava Bayonetta? Sarebbe bellissima come cosa. Vabbè, raccogli sti cosi. Vai, che quel Pilates, questo ti rafforza le gambe. Che poi vedi che robe che ci fai nei prossimi giochi. Tu non hai idea, Bayonetta. Tiri dei calci in bocca alle persone veramente mortali. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? Guardalo con quel sorrisetto. Quel sorrisetto, quei due pixel che fanno vedere Smug. I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. No. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Va bene, una tsundere de massimo livello. Questa è la tsundere. Your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. Bello sto dettaglio, perché il potere magico delle streghe di Umbra sta nei loro capelli, no? Che ci fanno gli abiti, ci evocano i demoni. Bella, bella, bella. Dice, tu devi tenere perfetti i capelli, perché è essenzialmente il tuo focalizzatore magico. L'ho scritto io il gioco, ragazzi. Vedete? Perfetto, mi piace. Bravi che te lo dicono. Ero il co-producer di Bayonetta Origins. Se l'è messo attorno al polso. Oh. Ma io non vorrei... Cioè, l'ho collegato adesso, no? La cosa del Bayonetta. Ha sempre avuto una sua controparte, un'amica, che era Jeanne con i capelli bianchi. Io non vorrei che Morgana sia la controparte di Rosa. Era l'amica di Rosa, magari. Potrebbe. Perché una è tutta nera, una è tutta bianca. Oh mio Dio, ci fanno vedere quando evocano per la prima volta Madame Butterfly. Te prego, posso emozionarmi. Ti prego. Before even learning what it did, Cereso was captivated by the intricate brace. Ah, quello che noi siamo negli altri Bayonetta, gli accessori, poi gli orecchini, i bracciali, lei ce l'ha dato adesso per darci una mano. Figa come cosa, molto molto carina. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? Una cazzo di veramente cornacchia che guarda qualcosa di luccicoso. You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cerisa's spirits were high. She was determined to succeed. Vabbè, oh, guarda che bellina come sorride. No, non è Madame Butterfly. È troppo... non è quella la formula. Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance until... non è riuscita più a controllarlo. Ah no, ok, giustamente un demone minore. This looked like trouble. Unless bound by hair, there will be no way to control the demon. Madonna, ma in panica veramente così presto? Questo per una persona che conosce Bayonetta è un cambio di mood molto drastico. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Vabbè, ho capito che sei deluso, ma povera stella. Avalon Forest. Perché ti stai facendo venire st'idea del cazzo in mente, domanda? Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. Che bella la musica. And yet... Oh, questi sono quegli strumenti che adoro. Ma dato quanto mi ricorda il professor Layton sta musica. Non so perché. Sto sul Nintendo, da un motto all'altro. Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Ok, quindi ce l'ha un po' quella vena da Bayonetta. Vabbè, giustamente è lei. Che cazzo dovrebbe essere? Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless. Bellina. Madonna. As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you
saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Si è resa un po' matta da piccola. Però vabbè, capisco che lei per anni ha parlato con due persone, tre. Con Cheshire, che non è una persona, con Jean, che più o meno sì, e con la maestra, perché con il resto ha parlato con nessuno, povera stella. Che neanche lo è, lo provi a evocare un altro demo. Ci andiamo nella foresta così. Ma sei scema? Che cosa gli tiri, il pupazzetto dietro? Acci tua. Cuffetti. Porca madonna, si va a fanculo. Teresa, siamo sulla stessa barca. Ah, posso tenerlo. Ok. Salve, arrivederci. Per adesso non lo posso. Non lo posso affrontare. Sì, di qua dove stiamo andando? Dalla parte sbagliata ci vuole il completismo. Tra l'altro, l'effetto che c'è a schermo, questa cristallizzazione, è quello che c'era nelle ali di Viola. Generale delle creature delle fate. Oh, non mi fate pieno infarto? Sa che bestemmio in faccia. Che cazzo è che sento un Pokémon più avanti? C'è un leggendario. Che cos'è? Sei sicura di questa cosa? Esatto. Perché hai detto sta cosa, mortacci tuoi? Che cazzo è Zelda? Abitante del bosco. Oh, pure qua c'è sta cosa così, solo fatta a cartone. Che bello, cazzo. Fingers crossed, Cereza prepared to use the summoning spell she learned from Morgana. Batai Vatorzu! Che cazzo ha detto? Even after the summoning circle had faded away, no one had answered her call. No, dai. The fairies resumed their sinister mission. All at once, they jumped at Cereza, weapons poised to strike. She shut her eyes tight and prepared for the worst. A moment passed. And then another. But she felt not so much as a pinprick. Oh. What? Who are you? Sapete il trend che girava un tempo su TikTok del mio padre adesso e mio padre era popolare da giovane? Ecco, ci sta da una parte Cheshire bombolotto. Cheshire che è una palla che fuma, essenzialmente. Poi c'è questo. Ma porca, chi è? Satana. È Satana davvero. Chomp. Io non voglio andare avanti. That beast, as dark as a moonless night, had it all been a dream? You don't think, could that have been? But before Cereza could finish her question. Oh, gli si è illuminato l'occhio azzurro rispetto a quello rosso, come nel 3. Bella sta cosa. Figata. Eh sì, perché qua magari è più sul potere delle fate che su un demone vero e proprio. Il disegno comunque era bellissimo perché ha cambiato proprio stile, ci ho fatto caso adesso. Era molto più tetro, quasi da fumetto. Ah no, forse perché è il suo pupazzetto, quindi non può fargli male. As if bound by an invisible force, no matter how he struggled, he was unable to touch Cereza. Sì, credo si chiami affetto. Calm down. You're going to burst the seam. Oh, si preoccupa. Questa è molto più la bagnonetta bambina del primo che quella cazzuta del 3. Molto bello vederla in questi panni, così innocenti ancora. Intrigued, but a little scared, Cereza decided to follow a bit. Anche perché dice la cosa più forte che mi può proteggere. Quindi andiamo dietro a lui. Oh no, è uno di quei giochi. Ecco, che col sinistro controllo baionetta e col destro controllo lui. Madonna, mi si intercera il cervello. Attacca. Ok, puoi rompere questa roba? Yes. Madonna, che bello esteticamente. Come sei fatta a diventare quella patata? Ah, perché giustamente le scale lui mi sa che non le può utilizzare. Quindi ci saranno quelle robe in cui dovremo cercare di far salire lui e Cereza in modi differenti. Get ready for a fistful of claw. The demon leapt towards the fairies. De che cazzo sei fatto, pezzo di merda? Madonna, si smash anche qua, raga. Non ci credevo. Ok, quindi questo è il tutorial del lui non si può allontanare troppo da Cereza. Vabbè, puoi anche non imbruttirmi. As Cereza approached, the demon felt the strength return to his body. Moving away from her robbed it of its energy.
In realtà questo significa che Ceresa c'ha, beh, giustamente Ceresa, cioè Baionetta, ok, quindi c'ha tipo il potere già spammato altissimo, perché riesce a mantenere attivo sto coso costantemente. Ma non credo sia quello Capons, perché quella roba lì, quando succede, loro sono tutti intrappolati dai capelli, cioè loro sono vincolati dai capelli, quindi non so se magari è un alfa di quello. Può essere, effettivamente. Oppure potrebbe essere effettivamente come quello che succedeva a Viola. C'aveva il ciondolino sulla katana e lui non si poteva allontanare un tot. Effettivamente pure Cheshire di Bayonetta 3 è particolare, perché non veniva comandato, era autonomo. Cioè aveva un range in cui poteva andare, ma era autonomo, non lo comandava Viola. Sì, qua ancora non è una mistress che ti prende attacchettate sulle palle. You don't have a name? That must be terribly inconvenient. Though I must admit, I haven't the faintest idea about demonic manners. Oh, a me basta che non mi fate una cosa che mi fa piangere, come, perché abbiamo scoperto e sappiamo che paradiso e inferno sono cose totalmente scollegate dal multiverso. Ergo, c'è un paradiso, c'è un inferno, e quello in mezzo è quello del caos, degli umani, e ci stanno i vari multiversi. Quindi sono tutti collegati. Non mi fate che questo tizio qua è Luca. Perché noi sappiamo che fine ha fatto Luca alla fine di Bayonetta 3. Quindi non mi fate che è lui che non si ricorda un cazzo e che viene evocato perché puttanagli del multiverso, perché se non mi fate piangere, che cosa ho fatto della tacchetta da sulle palle? Raga, è vero, che devo dire? C'è una mossa apposta. Beh, proprio l'hai chiamato come il tuo pupazzetto di pezza, brutalmente. Secondo me sarà proprio lui che la forgia, cioè lui la farà diventare stronza. Lui è l'addestratore di Mistress, essenzialmente. E finisce, non si sa come, all'interno del suo peluche. Bello come abbiamo detto, guarda, poi ne parliamo. Sembra come Kingdom Hearts, metti un tizio incappucciato, poi se parla. Poi vediamo. Essendo appena nato all'inferno al momento delle... è proprio appena nato. Niente, il demone non ha ancora un nome. Allora ragazzi, questa cosa mi scioglie la testa, perché con sinistra c'ho lei, con destra c'ho lui. Vabbè, semplicemente muovo prima uno e poi... Cheshire, stai calmo, ti spacco la capoccia, sai? Ma non puoi cavalcarlo così vi unite. The pungent scent tickled Ceresa's nose. It was rosemary. Often used to ward È un demone, quindi non sopporta il rosmarino. Quella pianta possiamo ghillarla adesso, sì. Bello come sembra una mano demoniaca. Guardala, madonna, che però esteticamente veramente bello. Questa è roba che sarà importante per il quarto capitolo di Bayonetta. Questa sarà roba che ritroveremo molte volte. Oh, gli fai complimenti. Andiamo. Perché Bayonetta adesso lo ferma e Cheshire lo spacca di legnate. Ah, ok, mi sa che se viene colpito si ritrasforma. Ceresa ran to pick up Cheshire and held him tightly to her chest. Oh, è bello che c'ha questo collare. Cheshire felt his strength returning. Release me at once. Even in this form the demon did not seem happy about being cuddled. Palesemente Cheshire nella sua epoca da bambino ribelle, perché c'ha pure il ciuffettone. Just hold still, will you? While you're small, you can't walk on your own, right? I'll carry you until you can transform again. È bello come si è girata, guarda che cazzo vuoi. Esplorare insieme. Quando è sotto forma di animale di pezza, puoi tenere Cheshire in braccio e portarlo con te. Meno male. Quando siete insieme, puoi muovere Ceresa e far allungare Cheshire. Che vuol dire? Cheshire dentro, che bestemmia. Puttana. Bastarda, poi mi vendico, sa? In modalità belva i due personaggi si muovono separatamente. Quando tieni in braccio per farlo saltare giù. In modalità braccio si vi muovete insieme per trasformare Cheshire in un animale di pezza. Funziona per rompere. Cheshire, funzioni? No. E così lo ricappo. Esatto, questa è la modalità braccio. Questo allunga Cheshire. Lo usa come rampino. Figata. Ma raga, ma il gameplay, per quanto sia molto differente dagli altri Bayonetta, bravi, 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 cazzarola. Vabbè, quindi io posso usare questo per saltare. Posso fare parkour. Sì. Cioè, uno dice, vabbè, non è Bayonetta, però hanno fatto un platform di Cristo per adesso. Cheshire, I'll toss you up there. See if there's a way forward. Perché giustamente può lanciarlo in forma di pezzo. Oh, madonna. In modalità abbraccio, puoi lanciare Cheshire verso punti elevati con L. Cerca bene e trova nuove vie per procedere. Hey! Ah, lo sapete perché sto ridendo?
Perché allora ce l'aveva pure Baionetta e momenti demenziali. Ce l'aveva anche Baionetta e momenti demenziali. Ma to, per chi sa lo sa, per chi non lo sa meglio così, però... No! Questo è il menù dei miscugli. Ecco alcuni ingredienti, ne troverai altri nella foresta. Ma anche nel 2 e nel 3 puoi farla questa cosa, che purtroppo da me o in generale non viene utilizzata molto, ma perché in questi giochi come Devil May Cry, Hack and Slash, quando uno ti dice vuoi curarti, è disonore. Anche perché in Baionetta, in base al numero di lecca-lecca che tu utilizzi, a fine livello toglie dei punti, perché dice ti sei curato, merda. Dopo aver raggiunto gli ingredienti, mescola per bene. Oh, c'è pure c'è ma to. Bravi, bello. Quando vedi questa roba è perché dentro c'è un'arena, probabilmente. No, è una zona corrotta. Gli sta fa caca sotto. Entra. Ah, è una spaccatura nella realtà. Ma che bello, tipo dimensione specchio. Questa che è la stessa roba che succedeva nel 3. Vabbè, sempre sti nomi a cazzo. Tirnanog. Ah, sono tipo delle challenge. Ma bellissimo. E qui? Cheshire. Sfonda tutto. Ha funzionato. Questa roba comunque, per il mood che mi sta generando, è molto Zelda, eh. Ma tanto, ma pure nelle musiche, negli effetti. Porca puttana. Bellissimo come a sinistra c'è l'oscurità e a destra c'è la luce. Delle fate. Bello, bello. Questo fico. Cazzo, è un cannoniere. Sì. Brutalmente. Bughi. Tiratore a casaccio. Contratta. Ma sentite la musica. Ma che bella. Le. Ah beh, è una finestra molto più aperta. Vieni qua un attimo. Schivata. Le Perry si chiama questo bastardo. Ma che bello pure così il gameplay. Becca. Oh. Ma che figo. Bellissimo. Sono proprio delle challenge combattimento. Comunque raga, il gameplay non sarà da hack and slash, però bello, intrigante. Ma che bello, è proprio un mappa tipo alla Hollow Knight, no? Con tutte le varie zone che puoi esplorare. Madonna, ma bravi cazzo, La roba da me. Dai, fa fanculo. Sono incontri casuali. Bello però così. Questa è una cosa che tu dici perché implementarla. Perché se tu hai qui in mezzo degli scontri in dei posti che non siano arene, è un puttanaio in un gioco del genere. È un puttanaio. Quindi hanno detto mettiamo sta roba. Non puoi attaccarli. Cheshire. Bananana. Sì, prima erano veri e propri livelli con i segreti, mentre adesso mi viene da dire quasi Metroidvania. Cioè c'ha quello stile lì che tu man mano che sblocchi la roba ti ritorni nei posti e fai completismo. Porca puttana, è una trappola. Cheshire. Ah, deve liberarla. Ok, è fatto per fregarmi. Figo. Belle queste azioni di cooperazione tra i due, sono molto molto fiche. Vai Cheshire, sfonda tutto. Ho fatto spawn kill. Se li vedi li puoi spawn killare. Ah, perché qua è profondo. Invece qua è più scuro, è più vicino. Qua ci vuole il ghiaccio. Cioè c'è boh, puttana. Mentre affoga. No, c'è rispetto. Cioè, io ti volevo far scendere su sta cazzo di piattaforma. Non affogare come un babbaucco, per favore. Mica, immaginavo mi prendesse bene, ma non così tanto. Cioè, mi sta dando in un modo differente, ma quasi le stesse emozioni che mi diede Bayonetta 1. Cioè, quel senso di riscoperta di cosa nuova. Perché è passato molto in sordina. Infatti un po' mi dispiace, perché pensavo di aver trovato molte più clip, gameplay. Cioè, perché alla fine comunque, uno dici è un platform. Col cazzo, è veramente bellino. Fico, fico. Mi sembrano tipo cuori di mondo. Ma poi bello sto cambio di mood. Quindi quando sono fatti così, gna! Li può shottare. Era fatto apposta. Madonna, qua è completismo, raga. Era un incontro fatto apposta per riapparire. Figo. Vai, è diventato Dark Souls. È un Souls-like, ragazzi.
Cosa cazzo sto vedendo? È un puzzle. Bellissimo. Ma che figata sta roba. Io continuo a dirlo. Questo team qua, per quanto riguarda proprio le idee, è veramente figo. Posso fare il ferry? Oh, posso rimandargliele. Ok, figo. È chiuso, che cazzo, è tutto chiuso. Sembra su Hollow Knight prima che sbloccate il doppio salto o il dash. Non potete andare da nessuna parte, dovete andare dove vi dice il gioco, punto. Non ci sta niente da fare. È la prima essenza. Just as Ceresa took a step towards the pillar to investigate. Ah no, ok, è lui che vuole mangiarsi il lupo. Guarda, è più furbo di Cheshire comunque. Ha detto, mangiate invece la sfera d'energia. Ha letteralmente risposto senza fare neanche un cazzo. Cheshire's claws struck the elemental core instead. All was quiet until... Ok. Ma che bello il sound design. Oh, ma state a capire quante cazzo di musiche. Cioè, siamo fatto 2 live, scusate il dialetto. Abbiamo fatto 2 live. Cioè, saranno state 20 host differenti. Oh, ma sto cosa è passato in sordina, Dio Cristo. Come fa a essere passato in sordina sto cazzo di gioco? Mo spiegate. Cheshire legno. Il nucleo elementare legno distrutto ha il suo potere. Fai passare Cheshire alla forma legno. Cioè, raga, non so se voi state capendo. Hanno fatto per ogni elemento un Cheshire unico. Ripeto, come cazzo è passato in sordina sto gioco? Noi non ce li meritiamo. Noi giocatori, ste cose non ce le meritiamo, perché veramente. Ma tu guardalo che bello, con il ciuffo tutto colorato, tutto fatto di legno, di piante. Cioè, guardalo che è cambiato tutto esteticamente. Bellissimo. Chissà sta forma, tra l'altro, che cosa ci permette di fare. Un'altra musica. Un'altra musica questa. Perché giustamente... Perché giustamente, che cosa succede? Quando tu sei un team di sviluppo, hai un tot di forze che puoi sprecare, che puoi utilizzare. Col fatto che questo è molto più semplice sotto il punto di vista del, letteralmente, combattimento, del level design, della grafica, tutte quelle cose, loro si sono potuti sfruttare tantissimo sotto l'altro punto di vista. Le musiche, il cazzo di design, e ste cose. Ah, può allungare la lingua e afferrare oggetti con R. Tieni il premotore per trascinare un oggetto afferrato. Ok, sono quei cose che ho visto ovunque che dicevo, chissà. Quelli erano segreti. Ma cambia anche quando ce l'ho. Oh mio Dio, cambia anche quando ce l'ho in mano. Dio, madonna. Noi veramente non ci meritiamo i videogiochi, raga. Mi dispiace. Ah, ok, aspetta. Non avevo capito che potevo muoverlo. Buono, 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 buono. Quindi tu fai questo e poi tiri. Gna. Ma che bello. Io sarò molto sempliciotto su ste cose, ragazzi. Farò piacere un sacco di robe, anche un po' di robe brutte. Però veramente me li godo. Ah, ok, perché gli abbiamo... Ci hanno fottuto l'energia. Padronu, padrona al ladro. I zingari sono passati, gli zingari. Ma il fatto sta che è già con i Joy-Con separati, eh. Io, come ho detto inizio live, questo qui blu, tutti i suoi comandi sono qui. Tutti i comandi di Cheshire sono nell'altro. Questo qua, se voi lo giocate in locale almeno, potete farlo in coop. Potete farlo tranquillamente. Perché con questo di Cheshire lui si cambia le modalità, le cose, fa i mozzichi. Mica, cioè, ci si sono proprio buttati con sti robbi, eh. Siamo separati. Oh, è un puzzle? E ho capito dove cazzo deve passare. Ceresa, 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 corri! Oh, ma voi siete matti in culo, figli di puttana! Madonna, le varie trasformazioni mi hanno messo un hype che voi non avete idea. Perché tra l'altro, chissà come se l'è ottenuto il titolo di Bayonetta. Questa è una cosa che non hanno mai spiegato, mi sa, nei giochi, e che mi ha sempre incuriosito un botto. Che voglio sapere se c'è stato un determinato periodo in cui lei ha detto: sì, io sono me coglioni. Scusa, ma sto facendo sbocciare i fiori granata? Non se l'è cagato nessuno sto gioco, porca puttana. Questo potrebbe essere uno dei veramente migliori giochi di terze parti su Switch rispetto a tutti quegli altri mini cafonate del cavolo che ci stanno. Oh,
No, aspetta, questa mi sa di storia. No, aspetta, quello è il frutto che ho visto. È tipo un cristallo che ci sta dentro dal signorino che abbiamo incontrato. È libera. Siamo sicuri di questa cazzata? Cheshire, non dormire. Siamo per liberare Dio. Ok, si solidifica in quella roba. Trovata perla di luna. Un gioiello infuso di potere. Vabbè, sono quelle che ci abbiamo anche nel gioco base. Ok, forse questa è la raffigurazione della luna. Gemma tonda dal potere lunare, fonte della forza delle streghe. Potenzia chi la trova e permette a Serena di usare le sue tecniche. Queste sono tutte cose che l'hanno formata. Perché lei stando qua dentro tra demoni, magia pura e altro. Ciao. Could that be a wisp? Serena remembered something Morgana had told her long ago. Children who perish in Avalon become wisps, their souls cursed to wander the forest forever. Hi there, little guy. Are you okay? Mi mette inquietudine però a vederlo così. Who are you? Are you lost? You can talk? I'm Cereza. What's your name? I'm Colum. Oh. Colum. You look troubled. Is something the matter? My friends, the fairies took them away. Ah vabbè, essenzialmente questi sono i semi tipo alla Breath of the Wild, cioè tocca riportare gli amichetti. Colm's lower lip quivered as he spoke. He explained how the fairies would round up wisps and tease them for sport. Ah, ecco perché è un parco giochi, perché sono tutti i suoi amichetti. I want to go help them, but I don't stand a chance against those fairies. You just leave those mean old fairies to me. What? For true? Uno l'abbiamo pure visto che stava tipo sotto nella mappa, non so come cazzo lo raggiungo. The wisp wasn't the only one surprised by Cereza's bold claim. Well, we can't just abandon them. Girl and demon squared off. Neither budged an inch. Cheshire made it clear he wanted no part in this daring rescue. But Cereza was determined. Well, I'm going, even if I have to fight those fairies myself. Colm, uno spiritello che Cereza incontra nel corso del suo viaggio, vedendolo triste e pensieroso, si ferma a parlare con lui e scopre che molti suoi amici sono stati rapiti dalle fate. In pena per loro, Colm mette da parte la sua paura per gli estranei come Cereza e la supplica di aiutarlo, poiché si dice che gli spiritelli siano le anime erranti di coloro che sono morti nella foresta. Lo stavo per di appena lo... cioè, proprio vedendoli, era palese che fossero poveri cristi morti. È probabile che la gentilezza di Colm sia un retaggio della sua vita precedente. La maggior parte degli spiritelli lo considera una specie di leader e gli affida l'organizzazione della loro comunità. Vive con gli altri in un rifugio che ha contribuito a costruire utilizzando la spazzatura lasciata dalle fate. Oh, Cheshire, c'è un dente, spaccalo. Posso dargli le botte anch'io. Vieni qua, pezzo di merda, dammi l'XP. Ma il fatto più che altro è che Cheshire non può stare troppo lontano da lui. Infatti deve essere venuto per forza. Ha detto: guarda, vabbè, te do una mano, bastarda. Magic energy after all. Since you're here, how about lending me a paw? Ah, questo è il primo semino di baionetta sadica, eh? Questo è il primo momento in cui lei c'ha il collare in mano e tira. È stato il primo traccio di potere sadico che c'ha la nostra baionetta. Cereza was secretly happy to see Cheshire, but he was silently brooding. Perché ha detto: vabbè, fammi andare, che sono quest'amore, se muore non mi può portare all'inferno. Something happens to you, and it's my neck too. The demon was just looking out for himself after all. Ma state zitti che siete tutti e due degli zunderoni, perché mo lui probabilmente no, però si creerà qualcosa, quindi stanno a fare i zunderoni. Primo semino leggero, niente di greve, però questo è quello che poi nascerà, perché ricordiamocelo in Bayonetta 3 lei col guinzaglio che fa degli smirk non poco indifferenti. Without you, I'm still going to help those wisps. You just sit back and watch. Oh, how's a weakling like you gonna save anyone? The demon chuckled, his mouth twisted in a cruel grin. Pretending not to hear, Cereza pressed ahead. Va bene, si punzecchiano. Quindi sei tornato, bastardo? Yes. Altri semi bomba. E hanno gli scudi di terra. Va bene. Cheshire, fammi un po' da dispersivo, per favore.
Perry si chiama questo. Becca! Chicco de puta! Mangia! Madonna, che belle che abbiamo le combo nuove. Possiamo fare questa cosa e poi fare una combo con l'attacco caricato. Madonna, a mirare col Joy-Con, raga, voi non avete idea di che cazzo è queste robe. Una pignatta. Ah no, è il povero cicciolino. Sì, ma queste cose qua sono... Uno dice un parco giochi. Sì, ma sotto questo robo ci sono degli spuntoni. Questi torturavano gli spiritelli, bestie sataniche. Perché tra l'altro ci ho fatto caso adesso, no? C'era l'altalena con il buco per farla scomoda. Ma ho capito, ma le fate sono delle puttane. Passatemi il termine, per favore. Sono dei pezzi di merda. Ma scusate. Ma che vanno fatto, sti poveri spiritelli? Madonna, raga, i Joy-Con. Meno male che hanno fatto delle hitbox grosse. Veramente come la Madonnina dell'Incoronata. Perché voi non avete idea di quanto i Joy-Con c'hanno una mira veramente di merda. E vabbè, ho capito che sono tutti sti cosi da bombarolo. Che cazzo ci devo fare? Oh, un frutto per Cheshire. Questo come si prende? Continua a dirlo che questo giocato in coop deve essere una figata. Vabbè, questa comunque è la landa dei baccelli esplosivi. Pappa, mamma. Oh, povera. Fammi controllare. C'è un semino. C'è anche uno di quelli di Seresa. Vabbè, ho capito. Beh, se ci stanno tutti sti robi vuol dire che ci sono tanti power up. Credo. Questo però quanto mi ricorda il caos. Anche se no, è oscurità. Sarebbe bello se fine magari ci fanno affrontare l'oscurità di Bayonetta. Potrebbe essere, ecco da dove è nata. Intanto subito Kingdom Hearts. Ci vuole un attimo, ragazzi. Appena si parla di cuori, oscurità, è la fine. Legaccio multiplo. Vabbè, non è che mi devi far tutorial per il legaccio multiplo. È come se ti fanno sparare con la pistola di Bayonetta e poi ti dicono, bro, se tieni premuto spari in continuazione, e ti fanno fare il tutorial. Però Cheshire invece, maestria combo, premi ZR al termine di una combo legaccio per eseguire un potente attacco ad ampio raggio. Non solo tu gli fai la finisher, gli fai la finisher nella finisher. Questa me la fai provare, spero. Cioè, scusa, il doppio legaccio di merda sì e questa no, ma perdonami. Ok, quindi io se gli faccio questa cosa poi vado gna. E poi quando sbrillucci... E finiscilo, che cazzo ti devo dire? Ma bellissimo! Penso quello sia tipo un gigawe. Vediamo se cambia in base all'elemento, ma non credo. Cambia in base all'elemento. Ci ho fatto caso adesso. Ovunque in giro ci sono i manifesti da ricercato di Bayonetta e Cheshire. Eccole lì, bellini. Vieni, Cheshire. È il momento della pappa. Bisogna smanjucchiare. Guardalo come arriva incazzato. Mo' gli apriamo il culo. Usare gli oggetti. Possono essere usati in battaglia. Non lasciare che si ammucchino inutilizzati. Vero, grazie. Becca! Si lancia spesso in cacofonici e stonati a soli, ma lo fa con un entusiasmo tale che nessuno ha il coraggio di confessarglielo. Oh, però minchia, ci sono messi anche a fare queste descrizioni, bravi. Tenerini. E poi vengono torturati, madonna, ve spacca tutte. Fate de merda, sono contento che vi siete estinte. Oh, una variante? Batti di strega avanzato, mentre Seresa balla tieni inclinato verso i cursori. Ah, ok, sono le note lunghe, quindi si sta imparando a danzare in modo differente. Ecco, questo già è più scioglie di cervello, perché tu pensi di dover fare l'onda, no? Il gesto, mentre no devi tenerlo verso dove sta l'inizio della nota lunga. È tipo chitariro praticamente è diventato. Un nemico nuovo? Ah, è un mago! Gian Kanak, mago alle prime armi. Vai, c'è, spacca tutto, che ormai siamo pias fuck. Mio! Gna 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 gna. Dagli i buffolotti coccolosi, così droppa. Gna gna. Che bella però la cosa del poter tirare le coccoline per droppare. Però è una roba game breaking, perché non hanno drop finiti. Voi potete continuare a spammargli all'infinito le carezze e loro dropperanno tipo sempre. Quindi non so, cioè almeno credo. Io sono stato l'altra volta 5 minuti a fargli veramente i grattini. Vai Cheshire, spaccalo di legnate, Gesù. E becca! Sì, di merda. Sciotta quello! Vieni qua! Sì, tra l'altro non è action, dicevano. Ricordiamo. Non è un action, è un platform.
Porca, tiragli lo scudo. Torna qua, tiragli i boffolotti così droppa. Pizzettini, gna gna. Aspetta, no, droppa. Bravo, mamma, droppa tutto. C'è in versione pupazzo, vabbè, sciottalo. Gnam. Una giovane strega tentò un giorno di affrontarlo, ma lui se ne sbarazzò senza sforzo. È chiaro che anche lei lo aveva sottovalutato, magari per il suo aspetto grottesco, e lo sfidò a un duello di equilibrismo. Grave errore, poiché il suo avversario si esercitava da anni con la palla e padroneggiava ogni momento alla perfezione. In un istante la povera strega fu schiacciata senza pietà. Ciò dimostra ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, che sfidare il proprio avversario sul suo campo non è mai una scelta saggia. Ma infatti, perché farlo? Ma nel senso, Dio Madonna. È come se vado a Usain Bolt domani. 100 metri da velocista, subito. Che cazzo voglio che faccio? Me se magni e basta Usain Bolt. Io sto ancora alla partenza, Usain già è arrivato. Se sta a prendere il cappuccino, me sta a preparare pure due spaghetti nel mentre. Era una strega rincoglionita. Povera perché è morta. Però, che bello, ti puoi mettere a giocare con loro. Va bene, andiamo. Minchia, sta tremando. Chasha yelled at the terrified Ceresa. I can fight. Don't treat me like a helpless child. Ha fatto quel piccolo smug. Come on, Ceresa, get it together. I'm going to be a witch. Ok, sta riprendendo. Ok, un boss vero e proprio. Aspetta, mi sono dimenticato che io posso stopparlo. Il merda. Pezzo di merda. Cheshire, Perry, Le, no, non lo posso berriare. Ah, ok. Figata. Madonna, ma belli sti boss comunque, eh. Molto semplici, ma figata. Stai fermo un attimo, pezzo di merda. Vai! Ci sono le apoteosi anche qua, anche se più semplici. Vai, puttana! They had defeated the formidable fairy. If only slightly, Ceresa felt she had made a difference. Che cosa si è persa la gente? L'apoteosi pucciosa, sì, questa è l'alfa delle apoteosi. Tra l'altro è fatto proprio per essere giocato con un amico questo. Perché c'erano i comandi da fare con un controller che con l'altro. Quindi nuova trasformazione. Vai Cheshire, spacca tutto! Stiamo liberando tipo un qualche cosa comunque. C'è Cheshire pietra. Awesome. Intanto gli cambia il simbolo che c'ha sulla spalla. Diventa della pietra. E c'ha la mezzaluna demoniaca quando è demone. Allora, vediamo la combo. Oh! È giustamente molto più ravvicinato. È tipo attacchi pesanti. Fa tipo queste botte di palmo. Cheshire pietra schiacciata. Può sferrare un potente attacco con per schiacciare, sollevare o ribaltare certi oggetti. Bomba, gente! Mamma, che bello esteticamente, che è molto più grosso. Ah no, beh, ok, semplicemente girando le c'hanno sotto delle robe, non ci avevo fatto caso prima. Che tanto una cosa che hanno fatto molto furbo, che gli dà sia stile e che semplifica e alleggerisce tutto, è che le texture in realtà che loro c'hanno addosso sono piatte. Cioè loro non sono texturizzati in 3D, lo c'hanno tipo la texture piatta che si adatta. Infatti vedete che c'è Cheshire, non è che si adatta, rimane sempre la stessa texture piatta piatta. Questa è una cosa che alleggerisce molto e dà un sacco di stile. Spacca tutto! Ah, ecco a che cosa servono queste adesso. Nuovo nemico? Ma giustamente, una trivella. Ingegnere scavatore, Knocker. Chiacciati di Cheshire pietra può rivelare i nemici nascosti sottoterra e stordire quelli vicini. Questa è un'altra meccanica comunque. Ormai non voglio continuare a dirlo, ragazzi.
Ma queste sono meccaniche. Queste sono idee di gameplay. Cheshire pietra armatura. La scorzatura di Cheshire pietra lo protegge da molti attacchi, ma nel farlo consuma... Oh, è anche tankerino. Quindi questi tu puoi tankarli per far passare baionetta, credo. Minchia, consuma magia. Finisco domani. È tipo Kirito che fa, non ti preoccupare, mi rigenero 74 miliardi d'HP al secondo, sto a posto. Ti puoi tankare anche questi? Si può tankare tutti i proiettili. Queste sono altre idee. Ho ricevuto un paio di commenti che mi hanno detto: sì, ma sono tutte idee del cazzo. Ok, sì, sono idee molto semplici, non sono... Però capite che noi da inizio game, tra host, meccaniche, gameplay, power up, estetiche, iare da sé, c'è stata l'ira di Cristo. Capite che solitamente nel gioco medio ci abbiamo quattro meccaniche che ci teniamo per tutto il gioco, mentre qua ti danno sempre robettina nuova. Perché poi questa sarà i momenti in cui c'hai nemici multipli, quindi uno devi disarmarlo, uno sta sottoterra, magari uno vola, si va a mischiare tutto, come appunto gli hack and slash. Cioè, quindi, sì, sono cazzatine, però meglio averle che non. Un boss, così. Becca. Fai questo, poi lo grabbi. Oh, se lo fai dopo le combo, lo sbatucchia per terra. Bellissimo, c'ha combo nascoste. Prossima sarà quella del ghiaccio. Cheshire, riproviamoci. Gna. Non ha funzionato, scusaci. Ogni volta che faccio questa cosa mi immagino Cheshire. Puttana de merda. Ok, quella che ci aveva parlato era uno spiritello mago. Ma bellissimo. A wisp? So you're the one who talked to us back there. You know, I haven't introduced myself. My name is Ignis, the keeper of this forest. Oddio, sei morto alla fine. I diari che abbiamo trovato erano i suoi, poi è morto, quindi. Good on you for taking care of that circus. I knew I was right about you. Something tells me that Ringmaster won't be enjoying his tapis anymore. A pity. He was an absolute brute. Play a bit part in someone else's show? No thanks. Knowing this voice belonged to a wisp put Ceresa infinitely more at ease. But Cheshire said not a word. He seemed to have no interest in the wisp at all. Ma perché per lui saranno deboli, perché è gente che è morta, essenzialmente. You said your name was Ignis, right? Ignis? You wouldn't happen to know where we can find the remaining elemental cores, would you? Of course. The next core is at the bottom of the lake. E come ci vado? Mi faccio dei cubi di cemento ai piedi? Cheshire, sei pronto? Va. Bottom of the lake? Well, I suppose that's lucky. I was always better at sinking than swimming. The problem is coming back up again. No need to worry. Just drain the water. Che cazzo ci vuole? C'è una montagna in mezzo ai coglioni, ragazzi. Ma buttiamola giù. Che ci vuole? But you'll have to go over a towering tree in order to get there. To get to the bottom of a lake, you need to climb the tallest tree in the forest. Isn't that poetic? The tallest tree? Something the matter? Ceresa c'ha paura delle altezze. Inizi ogni baionetta che cadi dal cielo su una cazzo di torre che gira. A cazzo in mezzo al cielo che fai 75 combo sugli angeli. Hai paura delle altezze. Come cazzo è possibile? Nope, not a thing. Clock towers, giant statues. Yes, witches love high places. Thanks for your help. Questi sono degli wink wink ai primi giochi. Il campanile di Bayonetta 1. Le statue giganti di Bayonetta 2 che combattono su quelle gigantesche statue. Questo è stato un bel wink wink. I know the secret pathways of this forest. I may be able to take you to somewhere you've been before. If you'd like me to guide you, just ask me anytime. Think of it as showing my gratitude for taking care of those pesky fairies. Ah, i sentieri di Igni, spiegata. Non era questo, era lui che ci porta tra i vari posti. Va, prendiamo delle tecniche. Scusa, la volta scorsa c'erano tre cose di merda. Perdonatemi, che cazzo è successo?
Non sto facendo una sega a niente, ragazzi, mi sto incazzando. Contrattacco rapido. Ah, dopo che fa il parry può fare anche il counter. Fame demoniaca. Elimina un nemico con gnam per recuperare un po' di potere magico. Minchia, qua però è greve, eh. Perché qua ci vuole il completismo per farsele queste. Rientro a razzo. Oh, premi rapidamente L due volte per richiamare all'istante Shesh in modalità braccio, travolgendo tutti i nemici lungo il tragitto. Maestria della pietra per fare... Ma raga, non era un hack and slash, ma ci si sta trasformando, eh. Difesa Cheshire. Quando estendi Cheshire, come puoi deviare i proiettili? Cioè, metto no, you. Metto davanti Cheshire. Voglio il rientro a razzo, perché io che sto sempre a fare dentro e fuori, non capite male, è molto utile per me. Quindi, tecnicamente, se io adesso faccio... Pappa, ci mette un po' di più, ma parte... Ah, no, ok, c'era questo per salire. Però vedi che bastardi che hanno fatto. Se questi cosi l'avessero messi fin dall'inizio, sbrilluccicanti, in un Metroidvania, tu mi devi far capire fin da subito che lì ci sarà una meccanica extra. Su Metroid Dread ci stanno i corridoietti fatti piccolini, dove ci devi andare proprio con la palla. Questo tu me lo devi mettere fin dall'inizio, sbrilluccicoso. Potevo pure capirlo perché era una molla, ma siamo nel mondo delle fate, Dio Cristo. Lo capisco perché non hanno mai fatto dei Metroidvania. Quindi sono proprio quelle robe così. Ho 666 iscritti? Il diavolo? Il diavolo sì. Ragazzi, se non crasha questa live, sappiamo da che parte stiamo durante l'Armageddon. Cambia elemento con Chesh mentre schivi attacchi per trasformarti senza... Questo è palesemente il cambio di stile che c'ha Bayonetta. Che tu passi dalle pistole alle doppie lame, no? Cioè, quindi posso mettere insieme le combo? Certo, è sciogli cervello, ragazzi. Perché c'ho tutto sullo stesso controller. Quindi la levetta per attaccare, per cambiare. Per chi è? Per i mutanti che hanno doppio pollice. Devo fare come Dark Souls che scatto con l'indice, probabilmente. Ma che tra l'altro gli appare sotto il simbolo di Umbra. Non ci ho fatto caso fino ad adesso. Gli appare sotto il cerchio magico. Quindi succede questa cosa... Ah no, perché è una combo. È una combo che è fare uno e poi due con l'elemento. Bello. Ma basta? Quindi uno. Poi fai questo, fa lo scatto. Però mi sa che la combo è sempre la stessa. Ok, perché serve per fare delle combo specifiche. Tipo questo per fare una OE per terra. Bello. Questa è un'altra cosa, eh. Cazzo, è un mostro di Monster Hunter. Ma io avrei preferito Gomorra. Volevo vedere Gomorra io. Fata dragone vorace. Jabberwock. Che tanto questo ricorda molto Strider, eh. Tremendamente tanto Strider di Bayonetta 3. L'ha imbruttito. È vero, è molto un Diablos stellare. Ah, non è un parry, non posso parryarlo. Ok, bello. Ah, perché è un fight da perdere, ragazzi. Sì. The monster's wings were hard as steel. Cheshire's claws seemed like toys by comparison. I cani quando si fissano al mare al parco. It had found a new target. Ceresa knew she must fight. But she was petrified with fear. Ah, intanto Cheshire si è preoccupato. Sono un mostro di Monster Hunter comunque, davvero. Deduco siamo morti. Like a hawk hunting mice, the draconic fairy searched for its prey. Cheshire tried desperately to transform, but with Ceresa's magic in flux from fear, his body remained tiny. Mi piace come Cheshire in forma di pupazzo. Vieni qua, dai che ti spacco delle legnate. Che cazzo lo imbruttisci che sei fatto di pezza? Che se per sbaglio ti appiccichi a un gazzo di ramo ti sbaduffoni tutto. Vabbè, Ceresa, eri davanti a Satana. The cuddly body did not take the edge off his harsh words. Giving in to her fear, Ceresa scooped up Cheshire and ran. Vabbè, oh, Ceresa, stavi davanti al boss finale. Ceresa stood silently,
fists clenched. More than anything, she was angry at herself for once again succumbing to her fear. Cheshire's attacks didn't make so much as a dent in that monster's armor. Oh, what am I going to do? For once, Cheshire had no mocking retort. Ha abbozzato, perché si è reso conto che ha imbruttito qualcosa che era più forte di lui e se ci ritornava lo apriva male. He remembered the battle. This was the first time he had tasted defeat and he did not like it one bit. Ecco, bravo. Tanto ci ho preso. Se adesso si è messo a piangere in sto capitolo. La tana della viverna. Ah, vabbè, perché molto probabilmente è così forte perché il nucleo elementale ce l'ha lui. Non avevo collegato il 2 più 2. Oh, guardala come sta andando piano. Minchia, è proprio caccata sotto, eh. Allora, qua c'è un save di qua. C'era la bracciolata de famiglia. Oh no, di qua non si passa, devo fare qualcosa, altrimenti va bene. Quando finalmente è andata al bagno dopo il cenone di Natale e si stappa tutto, proprio fortissimo. Oh, sta sbucando Baionetta Oscura. Ma allora ci avevo preso che quella stronza del finale era collegata qua a Origins. Perché sono le tue paure. Eh sì, quella è oscurità. Questo mi incuriosisce. Perché per chi non lo sapesse, fine di Baionetta 3, spoiler di Baionetta 3, chiudetevi un attimo le orecchie. Dopo che finisce tutto il patatrac, il casino, i titoli di coda, noi siamo in quella boss fight finale, no? In mezzo al nulla, al bianco, all'oceano, e c'è questa Baionetta Oscura con cui combattiamo. Ecco, quella è una cosa che si collega molto alle fate ed è bellissimo, perché appunto scoprendo che noi in Origins prendiamo potere da quella roba, cioè noi abbiamo preso potere dalle fate, vuol dire che come ci sta la baionetta della luce, ci sta anche quella oscura. E alla fine di Baionetta 3 la baionetta oscura, cioè le emozioni negative, la paura, la depressione, tutte quei, insomma, cose che ti lasci dietro quando è morta alla fine purtroppo Baionetta, sono cominciate a nascere da qua. Però qua giustamente Seresa, mica la baionetta del 3 che è mega cazzuta, no? Ci va sotto molto tranquillamente. I give up already. You'll never change. That's not true. Nobody likes you. You really think you can become a great witch? Stop! Stop talking! Bravo Cheshire. Qua è depressione praticamente. Proiezione oscura. Giustamente. Va bene. Ma quindi era tutta un'illusione? O perché effettivamente si sta cominciando a creare la baionetta oscura? Che tra l'altro è fortissima. Che giustamente lei fa tutta la dura e compagnia. Ma ce n'ha tante de paure pure lei. È stato bello che la art cambia in base al tipo di Cheshire che abbiamo. They found themselves face to face with the monster once again. Go hide somewhere! Yelled Cheshire, preparing for battle. Ah, combatteremo solo nei panni di Cheshire. Seresa found her way to a hiding spot. Without a moment of hesitation, Cheshire threw himself at the enemy. His claws found their mark, but once again left the beast unperturbed. Cheshire continued his fierce assault. But with each exchange, she was gradually losing the ground. Yeah, è bella la musica. Cheshire! It was only a matter of time before Cheshire was overwhelmed. Is this how our tale ends? I can't. Can't save anyone. No. Not this time. No more running away. I am going to be a witch. I need to be strong. There's
got to be something I can do to save him. Morsa di rovi. Dopo certi attacchi nemici sopra essi, vedrai un simbolo e l'occasione di premere ZL per un legaccio di rovi potenziato. Morsa di rovi blocca i nemici più a lungo, infligge loro più danni. Sfrutta meglio questo potere al meglio. Bellino. Ok, quindi può essere anche un po' offensiva adesso. Ah, posso bloccargli le ulti. Figata. Abbiamo rotto anche tutta l'armatura, è diventato un abortino. Cheshire, are you okay? Any serious injuries? Cheshire only shook his head, lest his voice betray the fact that he was shaken. Oh, thank goodness! I wonder if that fairy will be back. But now we know it's not completely invincible. Invigorated from the battle, Ceresa was almost confident. Cheshire was in a sour mood. Perché c'ha piede di vizia. A part of him realized that if it were not for Ceresa's actions, he would currently be dragon food. But he just could not accept that he had been saved by someone he considered so far beneath him. If I'm going to be an Umbra witch, I can't be afraid of an overgrown lizard like that. We'll get him next time, Cheshire. As she said these words, Cheshire noticed something in Ceresa not present in the timid girl he had met earlier. Eh beh, sicura. Munch. Munch. The monster! Comunque è vero, sembra un Diablos. Come on, let me help. Figo. Ah, ok, questo posso sfruttare per ritirarglielo. Posso sfruttare magari queste e fare... ma sei un figlio di puttana. Madonna. Ah, no, perché devo sfruttare tutta sta apertura e poi fargli questo. Esattamente. Arena nuova. Che cazzo? Ma figata. Posso pararli con Cesha e sti cosi? La madonna. Ma fighissimo. Questo è il primo vero boss comunque. Sentite che bella la musica! Corri! Becca, stronzo! Cheshire è un tank! Madonna, becca! Tanto ci ritorno nel mood, dammi solo un attimo. Merda! Cheshire a casa, ehi! Corri! No! Becca e tiraglielo. Stronzo. No. Ma quanto mi sta piacendo Lost. Aspetta. Aspetti. Vaffanculo. No. Su, che merda. T'ho preso. Questa è la trasformazione come quella di Strider in Bayonetta 3. Si è incazzato. Ho morto. È un cazzo di Diablos incazzatissimo. Tanto Bayonetta non si sta spaventando. Corri! È bello come lo tira. Becca. E ti prendi pure una granata, merda. Sta di nuovo in rage. No, è solo incazzato come una biscia. Vabbè, che è? Roma Milano? No? Che stai a fa? Corri! Non ce la facciamo! E invece... Becca, merda! Tutto... Madonna, è scrasciata la console! Sì, no.
Oddio, madonna. Mamma mia, tira dei frame drop che voi non avete idea. Cioè, fortunatamente si salva giusto perché è cartoon, quindi ci sta molto... Cesha, devi venire qua, mortacci tuoi. Scappa, Cesha, e dice vaffanculo. Dai che stai... Oddio, madonna. Oh... Ci ha perriato l'apoteosi. Ah, vuole ringabbiarlo. Attenzione, Teresa che dà una mano a Cesha una volta tanto. Ok. Vai Cesha, era il momento. Madonne, madonne. Ah, ecco perché eri così potente, merda. C'avevi uno di sti frutti. Però io voglio che ci sia una vera apoteosi. Fine del gioco ci sia una vera apoteosi, cioè qualcosa di veramente greve. Ma vabbè. Turned away. He seemed almost as down as after their last encounter with the monster. What are you talking about this time? We won! Vabbè, se la sente un po' moscia perché l'hai risalvato. Il nucleo elementro d'acqua è distrutto e il suo potere passa a forma d'acqua. Oh, va bene, qual è la tua mossa speciale? Usa veramente pistolacqua? No, questo forse è idropompa. Va bene, quindi questo è qualcosa che ci devo spruzzare dentro? Sì. Ah, ok, questo era con l'acqua. Tutto ci potevo pensare, ma non con l'acqua. Pensavo col vento. Va bene. Ah, c'è ma... Oddio. Allora, Cesha è buono, eh? No, lo sapevo, raga. Verso lo spazio! No, aspettate. Bunny! No, raga, questa roba con i Joy-Con, voi non avete idea. Voi non avete idea. Sì, è letteralmente boh, idropompa a raffica. Oh! Che cazzo vuol dire? Sa usare anche surf, sì. Cheshire, you can swim? Hold past. I don't want to get my hair wet. Ma poi sta proprio... Ah! Ma proprio sì, finalmente non affogo. Sempre al solito discorso, questa è altra roba ancora, ragazzi. Ah, perché lui può andare a prendere queste piattaforme e portarle da me. Moi, you managed to defeat the ferocious Jabberwock. It's hard to believe you were the same girl who I found sobbing all alone in a dark nightmare. You truly have grown strong. Really? Thanks. You know, you still haven't told me your name. I am Lucaon. And you? Questo è Luca di questo universo. Era una fata. Però no, non può essere Luca il re delle fate. Non è lui. Perché quello dovrebbe essere in un altro luogo e si sarebbero riconosciuti, magari. I'm Cereza. Cereza. What a lovely name. Lucaon? Who are you? Why are you doing so much to help me? I am trapped deep in the heart of this forest by a powerful curse. But as a witch, I believe you have the power to break that curse. What's more... What is it? Your dream. You long to save your mother, don't you? That particular sorrow is one I know all too well. Perché lui voleva salvare papà. You are also trying to find your mother. Aren't you? Yes. Even after countless moons, my mother still waits for me outside the forest. I want to go to her, to dry her tears. Cereza, please break my curse.
If you destroy the final elemental core and come to the heart of the forest, my dream, our dream, will become a reality. We can leave this forest together. I will help you save your mother, and we can all live as families once again. There is so much we have in common. I feel the same way. I have never met another who understood my pain, shared my dream. Cioè dorme, dice che cazzo me ne frega. Another meeting with Lucaon. Remembering the dream sent Cerisa's young heart aflutter. Cheshire noticed Cerisa's flushed cheeks and stared at her inquisitively. Cioè, a meno che non stanno semplicemente buttando in gioco il fatto che Luca in ogni multiverso è nato dalle fate. Potrebbe essere. Beh, giustamente, se no perché Striden stava cercando di smangiucchiarsi di tutti, l'ha riuniti tutti, perché effettivamente tutti quanti hanno un po' di fata dentro. Quindi effettivamente questo sarà il nostro Luchino che poi si trasforma in Lupacchiotto. Mentre il Luca re delle fate, sì, è un Luca però che invece di diventare umano, farsi i cazzi suoi, ha aspirato a diventare re delle fate. Oh, it's nothing. Anyways, there is something I should explain while I have the chance. Perché qua è palesemente che lei si è presa una piccola cotta. Lei si è presa una piccola cotta per Lucaon, perché è il primo maschietto che incontra, sono molto simili, gli sto dando una mano, è palese. Cerisa told Cheshire the reason she had entered Avalon Forest. Lucaon appearing in her dream, her quest to save her mother, and the power she was promised that waited at the heart of the forest. Entering the forest based on a half-remembered promise from a boy in a dream. I know what it sounds like, but it's all coming true. The elemental cores were just as Lucaon said, right? If he did not return to Inferno soon, Cheshire would surely die. The thought that he was chasing the whims of a love-struck child sent his blood boiling with rage. If I don't make it back to Inferno, the last thing I do in this miserable world will be tearing you limb from limb, roared the furious demon. Lucaon could teach you a thing or two about how to talk to a lady. Nothing. Come on. Let's go find that core. Stanno litigando. Stanno per fare a scornate, ragazzi. Devo identificarlo questo Lucaon, perché ho paura che stiano buttando in gioco un paio di carte grevi, belle pesantine. Ah, ma che belli, cambiano in base alla zona. Io pensavo fosse sempre un albero del cavolo, invece ogni zona c'ha la sua. Bellino. Figata, questi sono bei dettagli. Raga, non capisco, Bonnie. Ah, minchia. In mezzo a tutto sto puttanaio, notare che ci sta una mini illusione gioco. Io ho capito. Ma tu capisci che mi hai appena infilato veramente nella dimensione specchio? Io come faccio a notare la differenza di uno specchio? Vai, Cheshire, usa idropompa. No, Cheshire, è partito. È stato bellissima la cosa che lui nuota, te l'hanno messa proprio perché se magari questa cosa se ne va a fanculo, non rischi di buggarti in mezzo a random. Madonna, ma che bello. Cerisa. Who's there? How could this be? Before Cerisa stood her mother. Mommy? Is it really you? Yes, my dearest Cerisa. Come this way. Io ti direi che è palesemente un'illusione. Anche perché il coso che c'ha sul petto non è il cuore della strega, ma è palesemente qualcosa delle fate. Cheshire che giustamente dice: oh, ricoglioni, da tuo cazzo vai, matta culo. Esatto, mi sembra un po' uno scam. Cerisa. Fatto che bella anche qua come l'hanno fatta. Ah, ma mi devo avvicinare io. E se me l'allontano? Mommy? Is that you? Mommy? Come this way. Mommy, please don't go. Yes, my dearest Cerisa.
capito, raga, ma sta roba mette inquietudine. Ci vuole un attimo, eh. Mommy, wait! Mommy, please! È uno strapiombo. I'm coming, Mommy! Don't leave me again! The shade vanished with a blood-chilling scream that echoed through the trees. Mommy. Che t'altro una piccola chicca è che Bayonetta anche ha 500 anni. Chiama la mamma mammy. Questa è una cosa che ho sempre apprezzato un botto di Bayonetta, perché è una cosa che passa molto in sordina, ma tutte le figure appunto materne e paterne di Bayonetta sono delle cazzo di rocce. Sono bellissime, perché solitamente no, la mamma e il papà le fanno sempre quello che ti abbandona, lo stronzo, mentre noi in Bayonetta qualsiasi mamma o papà che tu prendi sono perfetti, sono incredibili. Basta pensare anche a Enzo, no? L'italiano che sembra chissà che cazzo è. Lui anche nella morte pensava ai figli, voleva proteggerli, tutto quanto. Questa è una cosa che ho sempre apprezzato un botto. Cheshire's strike had shattered the illusion, but it had taken a frightful toll on Ceresa. She collapsed to her knees, her mother's final scream still ringing in her ears. Cheshire glanced down at Ceresa. He told her to hurry and get a move on. Cheshire, potevi far tutto fuori. Cioè, so che era Satana, in realtà lui l'ha salvata. Però... Come on! If I hadn't dealt with that shade, you'd be face down at the bottom of that cliff! With each passing moment, the demon became increasingly annoyed. Cheshire! How could you? How could you do that to her? Unable to take Cheshire's abuse any longer, Ceresa leapt to her feet. Behind her tears, Ceresa's eyes burned with fury. I save you, and this is the thanks I get. Maybe if you weren't so helpless, I wouldn't need to fight all your battles. Cheshire was not about to back down. Why am I not surprised? I wouldn't expect a demon like you to understand anyway. Qua sta facendo un po' la bambina, giustamente lo è, quindi. And just so we're clear, you say I'm weak, but you can't survive without me either. Remember? Look at you! You wouldn't last 5 minutes in this forest without me. Then came the straw that broke the demon's back. Don't forget who summoned you here! Why don't you just behave like a proper demon and do as I say? Cheshire's eyes narrowed. For a second he was quiet. Che cazzo ha visto? Sta per sbottare o ha visto Satana? Cheshire broke the silence with a threatening growl. I wish I never summoned you! Veramente state facendo proprio la scenetta anime, tipo no, non ti parlo più, stronzo. Va bene, adesso ci faranno giocare la parte con Ceresa, che da sola non può killare un cazzo, dall'altra Cheshire che non si può fare un cazzo senza lei, capito? Sa, ci mancava solo il baccane, cosa avevamo fatto. It is simple, we just need the girl. Ah, cioè lo stanno letteralmente torturando? Cioè stanno torturando un animale di pezza? Stay out of our way and we will ensure your return to the demon realm. They were speaking Enochian, the language of angels and demons. It sounded like the regal fairy was trying to strike a deal with Cheshire. Ceresa felt her heart beating in her chest. What will it be? This is your last chance, demon. Ceresa waited for his answer with bated breath. Then she heard the familiar deep growl. Datte fuoco. Oh, like I can trust a fairy. I'll devour every last one of you. Sarebbe stato bellissimo se alzava anche la zampetta con un dito medio fatto di pezza. Cheshire's eyes still smoldered with defiance. Cheshire! Thankfully, the white wolf held the nearby fairies at bay. C'è proprio l'aggro da gioco. The sudden appearance of two intruders had the fairy fortress in a frenzy.
Cereza seized the opportunity and freed Cheshire from his shackles. Ma guarda che bella la musica. It was splendid teamwork. Glad to see you're up for a fight. These naughty fairies are about to get punished. Che raga, mi sta per... c'ho la pelle d'oca. Non si noterà mai, ma ho la cazzo di pelle d'oca. Not bad. Better than your crying. Punishment, is it? With pleasure. Both Cereza and Cheshire were on fire. Bellini. Si spacca. Chiama acqua questa merda. Cheshire? A large gash was cut on Cheshire's leg. Bits of cotton were falling out, along with his magical energy. The fairies had not been kind to their captive. Cheshire could hide his pain no longer. Unless the wound was mended, the magic-infused threads that bound Cheshire to this world would not last long. Hold still. If you move around like that, you'll just make things worse. Cereza needed to suture the wound as soon as possible. There was only one way she could think to do it. Con i capelli. Remember, Cereza. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool. And defend it as you would your very heart. Sorry, Morgana, but I found something more important. These were the precious locks Cereza was growing out to resemble her mother. As expected, they worked their magic. Cheshire's wound closed in an instant. Don't blame me if that teacher of yours has a fit, Cheshire said quietly. Don't worry, it'll grow back. Besides, if it wasn't for me, you wouldn't be in this mess in the first place. I promised to send you back. Umbra Witch's honor. Però voi non potete farmi ste cose, porca puttana, bastardi. What I'm trying to say is... But before she could finish, Cheshire had already returned to his miniature form. Bellini. Yes, your majesty. Cereza gave Cheshire a tight embrace. Somehow she felt that Cheshire was doing the same. Sono dei figli di puttana. Voi non lo potete sentire. Quando hanno detto dell'abbraccio, ha vibrato prima quello di Cereza e poi il suo. Dio mio, voi volete far piangere stasera, io lo sapevo. Non me lo sono immaginato, ha vibrato prima il sinistro e poi il destro. Bravi. Cos'è sta musica, questi tromboni? It was the regal fairy from earlier. Hey, that fairy is speaking our language. I think. The regal fairy continued his haughty monologue. Still, his thick accent was nigh unintelligible. This is hopeless. It must be some kind of fairy dialect. So, what? Are you saying you're the fairy king or something? Bow before us to pay obeisance.
Questo, se fosse stata la nostra cara baionetta e ci stava vicino perché ha fatto il facepalm, gli avrebbe già tirato un cazzotto di vattene a fanculo. Come ti chiami? Non ho capito. Puka! Ti chiami come il verso di un Pokémon? Siete dei figli di puttana, creatori di Bayonetta, perché mi avete fatto credere fino all'ultimo che questa era qualche entità bellissima, fantastica. Ragazzi, è uno stronzo, per chi non capisse bene, che è sopra un cavallo di legno finto. Quella cosa che c'è in mezzo alle gambe è un cavallo di legno finto. Il grande re delle fate, Puka. Ok, so it was you who did all that awful stuff to Cheshire. I see a royal behind in need of a good spanking. Cheshire looked happy to oblige. Cioè, tutta quella roba, era tutta sta montatura con sto cavallo, con dietro sto mantello. Ma Dio Madonna. Ma che cazzo stai a di? Gli angeli! Lo so che ti chiami Affinity, arma segreta di Puka. Tanto c'è l'host di Bayonetta 1 degli angeli. Sì, ma là dietro vedo una vergine di ferro. Sì, tra l'altro è bellissimo che qua un minion base che lei li devasta. Tatticas. Tra l'altro, madonna, questa grandezza qua, lui è grosso così, non è random, perché non è che è più grande a random, è che qui Bayonetta è ancora piccolina, quindi vi fa capire che quando negli altri giochi abbiamo Bayonetta così e lui così, vuol dire che Bayonetta è grossa, è enorme. Vattene a fanculo, merda. Ah, anche l'ha infuso pure. Para. Si chiama Perry questo stronzo. No, Cheshire! La sua prima esecuzione torturante. This guy's full of surprises. We better run. Figata, oh. E vaffanculo. Ma no, bella pure sta cosa che ti fa sfruttare tutte le tue capacità. Figata. Ah, perché giustamente noi non li possiamo uccidere con roba demoniaca perché non ce l'abbiamo. Non possiamo dargli impasto. Ai, affanculo, merda. Eppure una granata, merda! Anzi, due! Ma tra l'altro ci ho fatto caso, nella host ci sono delle note della non so se della musica del 2 o del 3. If it's broke, fix it!
Sì, è la musica del 2. È Tomorrow is Mine. Madonna, non lo so perché abbiano messo una remaster di quello. Sì, io mentre combattevo stavo pensando alla host, ragazzi, sì. Becca sta bomba, merda. Ah, pensavo stesse per evocare un demone, raga. Mi stavo emozionando. La prima vera tortura a tutti gli effetti. Ma come cazzo parli? The two sensed danger in the fairy named Pooka's words and began to run. Perché sta usando l'oscurità? You live the fairy kingdom. Kingdom Hearts. No, ho sbagliato. Ma stai facendo letteralmente autodistruzione? E cazzo sei? Come Voltrob, che sta per perdere se fa esplodere. What? Il Team Rocket colpisce ancora. Guy. Hmm? What are you on about? What the? Oh, give me a break! Realizing what had happened, Sarasa hurriedly began wiping her face clean. The spectacle was too much for Cheshire. He rolled with laughter. Infatti sta proprio ridendo di gusto. Perché questo gioco sta facendo un sacco di strizzatine d'occhio, ma pesanti certe volte per i fan. Perché quelle 3-4 note di Tomorrow is Mine si sentivano veramente tanto. Dove cazzo devo andare? Vaffanculo! Da sotto allora. Eh no, perché sotto ti porta da un'altra parte. Lo so che sta di lato, però lo sai qual è il fatto? È che se io vado dove ci sta l'incrocio, non ci stanno quattro vie. Ce ne sta solo una. Dio Madonna. È quello che mi fa girare il cazzo. Per il gioco, qua ce ne stanno quattro. Non è vero. Ce n'è una. Dov'è quell'altra? Dio Madonna. Forse perché in realtà c'è una vietta... Aspetta, forse l'ho vista perché c'è un'ombra. C'è un'ombra che ti fa capire che c'è una cosa per salire. Bonnie. Però vedi, la cosa che dice che qua devi girare per salire è fake. È fake perché noi stiamo già sopra. Allora, se non lo finiamo oggi il complesmo lo faccio per cazzi miei, perché, raga, se questa cosa qui già è la parte sopra, tecnicamente ci dovrebbe essere una via verso destra per andare dal Tirnanog. Ah, no, è la stessa? Che cazzo ne so, non si sta capendo un cazzo. Secondo me ci stanno i video tutorial su YouTube, per forza. Come raggiungere luogo X. Proviamo a credere nel cuore delle carte, andiamo sopra. Ah, aspetta. Bonnie, non mi dica che non c'è un cazzo perché bestemmio. Porca madonna, 10 con il navigatore. Ci vuole un tom-tom, Kyle. Ma poi che ne so, mettete invece qualche cosa, un filo che mi dice dove cazzo. A meno che non ci sia. Boh, aspetta che io ho dato per scontato. Posso metterlo un... No. Lo starete vedendo. Molte volte che io mi giro tipo, che cazzo sto... Dove sono? Non ho palesemente abbastanza intuizione per capire la mappa. C'è sta un'amigdala in giro, ragazzi. Allora, siamo tornati qui. È un loop, ragazzi. Ci ha appena dato un bacetto Giorno Giovanna, io te lo dico. Non usciremo mai da questo loop. Io comunque veramente non ho più idea di che cazzo sta facendo l'Ubisoft. È proprio panico più assurdo a sto punto. Come quello de sta cazzo de mappa! Aspettate, I can smell it. Un cazzo, era autore de merda in realtà. No, no, era merda. Sì, Ignis, scusa signora. Sono di fretta, devo trovare sto Tirnanog. Fosse l'ultima cosa che faccio. Beccate ste radici e piantatele in culo. No, troppo. Sì, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo trovato quel Tirnanog di merda. L'abbiamo trovato. Madonna, neanche avessi trovato Atlantide. Chiamate tutti quanti. E poi il bello è che col fatto che questo gioco non se l'è cagato nessuno, io non credo neanche ci siano i walkthrough. Sapete quei cazzo di canali che fanno tutti i platino, tutti i trofei, tutti i collezionati? Secondo me non c'è di sto gioco, quindi sono io, la sto facendo io, ragazzi. Scoperta insieme. Dov'è? Di qua.
La sento. Eccolo. Ragazzi, l'abbiamo trovato, è nostro. Adesso è una sfida impossibile. Però non mi fare che questo adesso è uno scontro di merda. Fammi che è un platform. Anche perché questo, raga, mi è nascosto veramente greve. Cioè, noi abbiamo fatto del platforming non così basic. Per questo gioco, almeno. Evasione. Fiscale. Mi denunciano la fine. Il vaso era perduto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Amaro monte non si può dire, sapore vero. Allora, mentre ho continuato a fare il completismo, ragazzi, ho notato delle cose che sono cambiate proprio esteticamente. E la prima si vede da questa schermata. Cheshire e Seresa stanno dormendo insieme dentro all'arco, accoccolati. Rispetto all'inizio che Cheshire stava da una parte e Seresa stava da quell'altra. Ce ne stanno tante dei geek così. Tipo adesso, rispetto all'inizio, quando Cheshire mangia i frutti, parte che non sporca Seresa, non la sporca assolutamente, ma gli dà anche il pugnetto, gli dà anche gli fa col pugnetto così. E queste cose sono piene piene ovunque. Ergo stasera si piange, io ve lo dico. Ed essenzialmente ci sono due zone, cioè questa qui e quest'altra qui, il bacino del colosso. Io voglio farvele vedere perché sono una meme ma bellissima e l'altra solo bellissima. Questo posto qui, ragazzi, a parte che è bellissimo perché per raggiungerlo dovete superare questo oceano qui, che sono letteralmente tutti tsunami, è un puttanaio per arrivare qua giù. È letteralmente una spiaggia dove gli spiritelli vengono a provare le vacanze. Cioè, non sto scherzando. Studiando gli umani si sono chieste: dobbiamo capire che cazzo è il concetto di vacanze in spiaggia. Non sto scherzando. E hanno creato una spiaggia dove andare a capire che cazzo è questa cosa. Quindi è letteralmente una spiaggia gigante dove rilassarsi, dove ci sono i cocchi. Poi ovviamente da completismo, ragazzi, ne deriva anche che tutto questo coso è stato fatto. Però le ultime due skill non me le ha ancora sbloccate, quindi deduco siano del finale. E poi ci sta il bacino del colosso. In realtà sono luoghi molto importanti di lore, perché il bacino del colosso è una cosa delle streghe di Umbra. E questa è una cosa che è molto Hollow Knight, perché tu dici: cazzo, non te le fanno visitare di storia, ma se tu te le vai a cercare per completismo, anche per esplorazione, sono veramente belle, perché queste sono letteralmente rovine delle streghe di Umbra. E qua dentro, raga, mo non ho registrato niente perché sarebbero state ore di io che giro, che bestemmio, no? Però il completismo è stato veramente un sacco pieno anche dei challenge difficili, cioè de arene dove ti dicono ti colpiscono una volta, fine, in cui appaiono 20 nemici, magari certe volte 7-8 nemici contemporaneamente con i raggi, cioè erano veramente quasi a livello delle sfide di Bayonetta in proporzione. Questo è un gioco veramente bello per quelle persone che magari vogliono chillare, perché c'ha tutte le cose d'accessibilità per migliorare i quick time event, per semplificare il combattimento, per fare tutte quelle cose, ma c'è anche una bellissima profondità per una persona che magari vuole essere un attimo più giocatore di Bayonetta, quindi vuole farsi le challenge, vuole fare il completismo e compagnia. E sotto il punto di vista del completismo, anzi, mi viene anche da dire che questo qui è molto meglio rispetto agli altri Bayonetta, perché ricordiamoci che sugli altri Bayonetta non c'è una carta del completismo, eh? Cioè non ti dicono in questo livello ci stanno queste cose, trovale. I segreti nei vari Bayonetta sono segreti, cioè magari ci sta un cazzo di vaso specifico dall'altra parte della mappa che se tu rompi ti dà un oggetto unico. Qui invece hanno fatto proprio vabbè che appunto è un Metroidvania, quindi grazie al Chollibus. Però rispetto agli altri Bayonetta, grande passo in avanti per il completismo, perché io me lo ricordo tra l'altro il completismo che feci su Bayonetta 3. Porca puttana, mi sono dovuto rifare i livelli 10 volte per trovare la roba. Dai, fatemi usare tutte le mie cosucce. Sì, la roba della trama l'hanno mantenuta proprio semplice. Quando sono andato in giro, raga, trovavo questi quick time event fatti a 5 con combo di doppi su uno singolo, lunghi, doppi. Era tipo veramente diventato un rhythm game. Sì, lo so che puoi fare l'abbraccio, che tanto l'ho scoperto durante la scorsa live, ragazzi. Se io ripremo il pulsante per abbraccio, lo abbraccia per curarlo. Io pensavo fosse per il meme, la modalità abbraccio. No, no, lo abbraccia. Bellini, madonna. E stasera, sempre di più, ragazzi, si piangerà. Eppure forte. Io stasera sono molto nel chill, sono tipo Bob Marley. Quindi sono mezzo fatto e mezzo di colore, anche se non si può vedere. Impedito l'accesso agli intrusi permettendo l'ingresso solo alle fate e agli umani puri di cuore. Ah. Da notare che essendo il cuore degli umani destinato a corrompersi con il tempo, la maggior parte di colori che riescono ad entrare sono molto giovani. Ti spiegano perché tutti gli spiritelli sono bambini. No? Perché ci possono entrare solo loro. Eh sì, vai nel buco dimensionale. C'è Cheshire che mi guarda. Zia, sei sicura? Guarda che stiamo per fare una cazzata. Però bello che in realtà noi adesso abbiamo abbastanza potere tecnicamente per rimandarlo indietro. Ma Cheshire ci sta accompagnando, eh? Cheshire ci sta accompagnata da Lucaon. I'm not scared. Cheshire, are you ready?
Just rip in. Claws first. Don't give yourself a chance to be afraid. Cheshire's steady voice filled Teresa with courage. All right. La prende. Oh. Madò. Intanto posso muoverli tutti e due. Guarda, c'è tutto duro. Vai, è bellino. Madò, che bella la musica. Tu non c'hai niente da dirmi? Siamo davanti al cuore del mondo. Ignis fa. Minchia, che bello sto. Vabbè, che ci sarà avvenuta 18.000 volte qua sotto lei. Before them stood Pooka, the ostentatious fairy from earlier. He appeared slightly charred from the explosion. Well, if it isn't the self-proclaimed king, what is it this time? We have no words for you, girl. Your infernal compatriot, however, still owes us an answer to our proposition. Too long had a demon suffered under the oppressive yoke of that wee witch. Leave her, and by our own hand, a portal to Inferno we shall rend. The fairy Pooka was trying to tempt Cheshire, offering to send him back to Inferno. Did he truly have the power to open a portal right here, right now? Ma tecnicamente, secondo me, da quel che abbiamo letto The Lore, ai demoni gli stanno tremendamente sul cazzo le fate. Secondo me, se prova ad aprire un portale, è scendito metodo demoniaco che se lo distrugge. Ok, quindi le fate sanno aprire sia portali per l'inferno che per il paradiso. Cioè non li sanno controllare, ma li possono aprire i portali. Questo è greve, perché potrebbe ricollegarsi anche a Bayonetta 3. Quei due tre avvenimenti magari un po' strani, all'età avvenimenti strani proprio dei demoni di tutti i vari Bayonetta potrebbero essere stati fatti dalle fate che si sono messe là a punzecchiare magari. Perché parecchie volte Bayonetta, che è la strega più forte, perde il controllo dei mostri a random. Sì, le fate molto probabilmente sono magari la controparte sovrannaturale della parte umana. Perché se ci stanno i tre regni, angeli, demoni, al centro caos, loro sono tipo la roba particolare del caos. Cioè, magari in Bayonetta 3 tu dici, è quella roba che fa lo stronzo che viaggia nel multiverso, ma non mi ricordo come si chiama, raga. Però no, quella è perché è roba creata da lui. In realtà le creature del caos sono le fate. Le cose un po' schizzi di quel mondo sono le fate. With a flamboyant flourish, the fairy opened a massive fiery gate. Ceresa could feel the heat from beyond. The familiar sounds of the forest were joined by the faint cries of the damned. Cheshire? Cheshire slowly approached the gate. Cheshire si sta avvicina per tirargli un cazzotto in testa. Se abbiamo imparato a conoscere Cheshire, lui si ricorda qua. Mi hai distrutto e mi hai torturato. As he neared the threshold, memories of their journey came flooding back to Ceresa. Ah, ecco qua, ci si inguattano Ceresa. Che bella la musica. One
once again, Cheshire had rejected Pooka's offer. So be it! But Inferno's fires must be fed! If you will not return, then send that vile girl in your stead! Che ha detto? Questo era l'incantesimo, ragazzi. What have you done to him? Ceresa's question fell on deaf ears. Pooka was busy cackling maniacally. Until. Ma ha fatto venire la pelle d'oca. Raga, non credo si vedrà perché sono un cazzo di orso del Guatemala. L'ha mandato in rage. Cioè, Shire, se volevi ammazzare me, mi dispiace, hai fatto un 1 sul tiro per colpire. Cheshire? What's wrong? Cheshire, blind with rage, turned his gaze on Ceresa. The demon bared its fangs and pounced. Ma che bello esteticamente, tipo un Cheshire oscuro, un Cheshire in rage. Cheshire rampaged. Bella sta cosa. Il tuo unico compagno che ti sta contro. Ok, devo farlo schiantare contro queste cose. Cheshire, are you in there? Do you recognize me? Madonna. Mamma mia, ma poi guardalo che bella. Tra l'altro hanno fatto un modello unico per sta scena. Cioè, questo è bellissimo, spero che ci sia la skin. It's okay. No way! Cheshire regained control long enough to muster a few words. Cheshire? Porca troia, sono morto. But I won't leave Cheshire this way. Bravo. Tanto è coraggiosa qua, eh. Perché sì, effettivamente sembra tipo quando Madame Butterfly va in rage. Quando i demoni vanno in rage era sta cosa. Quando in Bayonetta 3 ci sta Madame Butterfly che fa tipo incazzatissima, che diventa tutta rossa, che si trasforma. È quella roba lì. Cheshire? Why didn't you go into the portal? Oh, that weirdo. Couldn't trust him. Cheshire replied before turning away. So does that mean you trust me? Cheshire said nothing. He closed his tired eyes. Ceresa sang him a lullaby she remembered from long ago. Non cantare quella canzone. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Vi avevo alzato per un pelo la musica. Vaffanculo. Ti capisco, father. Sapete quando vi viene da piangere e vi viene tipo... Sentite proprio qua i nervi che fanno... Madonna, mi devo trattenere. Che tanto chissà da dove l'ha imparata questa canzoncina. Diciamo che in tutte le varie serie che ho portato qua su Twitch di Bayonetta, io mi sono messo molto a anche chiacchierare di queste cose, far notare dei dettagli e della... Quindi mi immagino magari una persona che se le ha vissute tutte qua in live insieme, che è una cosa molto bella. Mi sa che abbiamo finito tutto. Tutto, tutto, tutto. Abbiamo preso anche tutte le cose, sì! Ci manca uno spiritello, credo. Sì, qua abbiamo preso tutto. Scusate, manca qualche spiritello che non ho capito io. Porca puttana, c'è uno spiritello qua. Ci scriverò 99%. Me ne frega. No, 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 raga. Non me posso andare a mettere nel finale a cercare uno stronzo che si è messo in mezzo alle fratte. Oh,
Già con tutto l'amore del creato. E io no. Non è che è così terribile, LOL, è che chissà dove sta messo, perché sicuramente se non l'ho trovato nel completismo sarà uno di quelli che si trova facendo i collegamenti con altre mappe, quindi dobbiamo girare fortissimo. Oh, lo prenderò per cavoli miei, guardate, piuttosto. Si può fottere quello spiritello, poteva non metterci laggiù. They had returned to the forest. A new path appeared before their eyes. It seemed to call to Ceresa, as if a strange force were pulling her. This feeling... Lucaon is up ahead! I'm sure of it! We're getting close, Cheshire. When you're ready, let's go finish this! Ah, però figo che ti dicono, guarda, qua avanti c'è il finale. Cioè, non ti fanno andare se magari non hai completato tutto. They had finally made it. As promised, Lucaon, the boy from Ceresa's dreams, was waiting, but unlike his radiant ethereal counterpart, this Lucaon looked pale and lifeless. Chissà da quant'è che sta dentro sto sorbetto, veramente alla panna. Mi sa che è così pallido perché abbiamo assorbito la sua magia. Erano cose sue, abbiamo assorbito la sua magia. Lucaon? As Ceresa called out his name, she heard Lucaon's voice ever so faint. Welcome, Ceresa. I knew you would make it. Hold on, Lucaon. I'll get you out of there. No, I am here. I'm afraid what you see in that crystal is nothing but a shell. Both Ceresa and Cheshire were startled. The source of Lucaon's voice was none other than the White Wolf. Ovviamente. Why does the White Wolf sound like Lucaon? Don't be afraid. While my body was sealed, my soul still runs free in the body of this wolf. And it was in that body that Lucaon had guided them through the forest. You were sealed? But why? My blood. I am the child of human and fairy. Human and fairy? Fear not. Not all fairies are like those you've met. I wish to live in harmony with humans. For that, I was cursed to this fate. And so the boy told Ceresa of his tragic past. Lucaon was the last fairy prince, the son of the former king and his human queen. The king was loved by his subjects and even sought a way to live in harmony with the human world. But a faction of evil fairies conspired against him. Killing the king in cold blood, they next came for his wife and young Lucaon. Però hanno fatto un gigantesco retcon nella storia dei generale del multiverso di Luca. Perché in Bayonetta 1 il papà era stato ammazzato dagli angeli. Però capisco pure che magari durante Bayonetta 1 tutta questa storia, questo filone era molto più acerbo. Quindi hanno fatto un retcon, hanno detto guardate, il papà di Luca era re delle fate, la mamma era umana e hanno un po' riarrangiato meglio. Sai bene che canonico e Giappone non vanno d'accordo, anche quello è vero. Però sicuramente Morgana sapeva che ci stava qua dentro. His mother managed to save Lucaon's spirit before she was driven out of the fairy kingdom, never to return again. Unable to kill Lucaon, but fearing the return of his royal bloodline, the rebellious fairies sealed his body using a powerful spell. Both your parents? Lucaon, you've been through so much. Lucaon's past reminded Ceresa of her own. Her heart hurt for him. All I could do was wander the forest, trying desperately to hold on to the memory of my human self. But Ceresa, there exists one way to break this curse. It requires a special power, something only a witch can possess. And so each time a witch entered the forest, my hope soared. I tried my best to guide them here. But... Oh, Ceresa, I'm so happy you made it here safely.
Now, I beg you, please help me wake from this nightmare. With the seal broken and my fairy power restored, we can leave this forest together. I will help you save your mother. So, please. Peccato che Ceresa non sia ancora una strega, però magari è qualcosa che c'ha a che fa con Cheshire, non lo so. Something only a witch can possess? Just say the word. How can I help? Why, Ceresa, you've already brought me exactly what I need. What? I did? Cheshire. Yes! You brought the sacrifice! That demon is perfect. Just what we need to break the curse. What? Ceresa could not believe her ears. Sacrifice Cheshire? Hurry! I must absorb that demon's power. At long last, the curse will be broken. Cazzo, qua greve. Ma non è tanto il così semplice star, perché Lucaon non è tanto per lui di per sé, perché ok, gli piaciucchia e tutte cazzi, ma perché lui gli serve per poter liberare la madre. I can't do that. Brava, Ceresa. What do you mean? Why not? Ma quindi il boss finale è lui? Sacrifice Cheshire? I can't do that, he's my friend. Your friend? You mean that demon? Ceresa, what are you saying? Che tra l'altro questa è una cosa bellissima, perché in tutta la lore di Bayonetta, in generale le streghe di Umbra semplicemente fanno i contratti con i demoni, li evocano, gli danno un pasto l'angelo, così che gli danno i poteri e tutte altre cose. Però esiste anche un'altra roba che adesso non mi ricordo come si chiama, bellissima, che tra l'altro mi pare che si è solo vista con Bayonetta fino adesso, che sono essenzialmente come è successo con Cheshire. Cioè è letteralmente creare un legame affettivo con il demone, e quello senza che gli fai i rituali, cose, e combatte insieme a te. Look at it. Demons are infernal creatures that feast on human souls. You witches harness their power as a tool, a weapon, nothing more. Mentre no, Ceresa dice no, lui non è solo un'arma, lui è un mio compagno, ma è come la cosa che fa un po' con Madame Butterfly. Cioè, con Madame Butterfly, in tutti i vari Bayonetta, soprattutto nel 3, Ceresa si mette a parlare con Madame Butterfly, gli dice, oh, mi serve un attimo una mano, non è che puoi andare in rage. E infatti, in tutto Bayonetta 3, quando i demoni vanno in rage, te menano pure a te, perché non li puoi più controllare. In quel momento Madame Butterfly va in rage, ma si fa controllare in rage. È molto figa come cosa. Diamo per scontato che ancora non sa fare il rituale va aprito, poi ha assorbito l'ira di Cristo del potere magico, ma va bene. You're wrong. Cheshire is no tool. He's a living creature with his own thoughts and dreams. We made it this far by working together. So I'm not about to offer him up like some sacrificial goat. I want to help you, but I simply cannot do that. Ma mi sa che non te fa andare via tranquillamente. I don't believe this. I'm sorry, Ceresa. But you leave me no choice. In realtà, dopo essermi giocato questo qua, dovrei andarmi a rivedere un sacco di cutscene di Bayonetta 3, perché secondo me quando Bayonetta vede Lucaon, re delle fate, secondo me ce l'ha avuta qualche reazione particolare. Ceresa saw Lucaon's face only a moment ago, so full of hope. Now contorted by sorrow. She wanted desperately to help him. Perché secondo me un sacco di reazioni strane, di sguardi, di robe di regia del 3 che mi hanno puzzicchiato, secondo me avranno molto più senso dopo questo qua. There must be something else. I'll help you find another way. You don't understand. This is my last chance. E certo, hai aspettato 74 miliardi di anni, non puoi aspettare una nota extra. Pezzo di merda, siete proprio giapponesi. Desperation in Ceresa's voice,
For an instant, Lucan hesitated, but his mind was made up. Cazzo di bellezza è sta roba? Tra l'altro è un lupo gigante. Ma che bello! E ricordi tremendamente ancora di più il Strider. È uno Strider puro verso la fata. Captured by the fairy prince, Cheshire's life force was being drained. I can't believe I trusted you. Ceresa knew what she had to do. Altro, che bello, cazzarola! Li ha assorbiti tutti. Leppa. Erca puttana. Dannè. Che è bella la musica. Oh, buono. Asci tua, cane de merda. E che è diventato veramente platform. Minchia, qua farla perfect e pepe. He's gonna pay for that. Time to take back what he stole. Ok, ok, sei incazzato Cheshire, eppure per Ceresa. Attenzione, in forma base. Come i vecchi tempi, alla ripresa di fiume, sì. Principe Lucan. Cazzo di merda. Ma stai a cuccia, stronzo. In chiesa è duro, raga. Porca troia, non mi ci ho fatto caso, è fatto da adamantio. In rage, vai! Ah, si è rubato Ceresa! Si è rubato Ceresa, bastardo! Ma molla la padroncina, per favore! Affanculo! Oh, quindi lo ammazziamo domani. Tanto questa è solo la forma d'erba, eh. Right. One element down. Tanto che... Madonna, ma tanto ci ho fatto caso adesso. Ma cambia la realtà attorno. Cambia tutto il bioma, giustamente. Ma che fico! Che devo fare con quello? Aspetta! Quello io non lo sapevo fare! Esce e torna un attimo a casa in grazia del Padre Eterno! Cazzo di merda! Bomba a mano, si fa la combo, si spava tutto, ragazzi. Madò. Ma che figo, madonna. Che figata sto boss, è veramente bello. Beccate sta bomba a mano pure. No, c'è il corri. C'ha pure le ulti. Oh,
colpo! Ma sentite poi la musica, che bella! Si chiama Invincibility Frame, stronzo. Ho fregato. Good. That's number three. Torna, esce. Ma che cazzo fai, ma cuccia. Ah, cucissima merda. Si chiama idropompa. Questa mi ricorda tantissimo come si chiama lo zinogre. La Cheshire. Funziona. Figata sta cosa che devi usare tutto. And four. We've taken back everything you stole, Lucaon. Manca l'ultimo, la fata. Cheshire sta utilizzando tutti i poteri elementali perché devo sparare una madonna. No, mi sa che ha masterato la sua forma base, altro che... Però non ci attaccherà. Perché vedete, sono preso. Bayonetta è l'unica che riesce a fare questo rapporto proprio di affetto con i demoni. E questi vanno in rage, ma non l'attaccano perché sa che è lei. Si è baffato pure con tu... Madonna, ha punito tutto. Sì, perché Luca sta aspettando il potere dell'amicizia che gli sta per entrare nel buco del culo, ragazzi. Madonna, che bello che è esteticamente. Perché è sì la sua forma demoniaca, tipo magari in true form, però con tutte le decorazioni degli elementi. Ma lo sta cavalcando! Cheshire, let's go! Cheshire Belva, cavalcando Cheshire e calmando con il potere magico, Seresa può sfruttare la sua straripante potenza demoniaca. Eh sì! Cioè, questo è Cheshire tipo proprio full power. Cioè, ha fatto la sua prima true evocazione. Come quelli in Bayonetta 3 che evoca, no, l'arci Madame Butterfly. Ha evocato l'arci Cheshire. Può schivare con L e sferrare un potente attacco. Ma scusa, ma si tippa dalla cosa? Sì, si tippa. Va bene! Guardalo! Guardalo come piotta! Va bene! Ma che figo! Oh, questa è la coda di Cheshire di Viola. È quella coda lì. Fighissima. Buongiorno. È praticamente, veramente, Naruto e Sasuke con tutti i poteri. Buongiorno! Questo attacco si chiama attacco che fa crashare la console, perché lagga tutto ogni volta. Posso immobilizzarlo, posso fare tutte le cose. È come se stessi giocando praticamente con un controller unico e questa è una figata. Oh, questo è l'attacco di Strider, eh. Questo è l'attacco di Strider di Bayonetta 3. Figo. Sì, zio, ma devi stare fermo. Perché è tutto di counter. Vieni qua. Madonna.
Lo sapevo che avrebbero finito così. Lo sta power a fa, Lo sta power a fa. Però Cheshire ha consumato tutti gli elementi. Having lost Cheshire's power, Lucaon struggled to stay on his feet. And then l'ha salvato. Cheshire ha salvato una fata? Madonna, c'ho la pelle d'oca, Dio Cristo. C'ho la pelle d'oca, poi con sta musica. Perché giustamente è importante per Ceresa. Tra l'altro è partita la pubblicità, me ne frega un cazzo, stiamo fermi. È un momento catartico. Vaffanculo, Twitch. Vi godete questa bellissima musica, che è appena finita. Il gioco mi ha fatto letteralmente qua, fortissimo. A heroic demon? Such altruism was unheard of throughout all infernal texts. But Ceresa understood. You did? Per un amico. Ah, c'è proprio... Bro, stai andando nel finale. Hai fatto tutto. Sei sicuro? E leggere di Lucaon, perché c'è scritto una cosa molto importante. Beh, l'abbiamo appena letta, no? O dici la sua versione base? Pure questo l'abbiamo letto. Il frutto dell'amore tra una strega di un... E allora non mi mettete che è un'umana. Dio maledin. Sì, è figlio di Morgana. Palese. Cioè, non è che ci sta tanto da dire. È figlio di Morgana. Vaffanculo. Perché, raga, io fino all'ultimo il punto interrogativo l'ho messo. Perché capisco che le streghe di Umbra tecnicamente sono umane. Pure i saggi de Lumen. Perché sono essenzialmente umani del regno del caos che fanno patti con gli altri. Ok. Però vaffanculo. Mettete che è una strega di Umbra, Dio Madonna. Piegherebbe pure l'estetica. Ecco perché è stata cacciata. Perché come è successo con Rosa e Balder, che si sono uniti e Streghe d'Umbra hanno fatto te sei fatta la cosa con la fata, e no, vattene a fanculo. My soul cannot hold this form much longer. I figured this time was my last chance. No, I thought demons were all heartless monsters, but I was wrong. Cheshire was it? Forgive me for what I tried to do. The only heartless one was me. Lucaon. All of a sudden, there was an ear-splitting crack, and a flash of light illuminated the sky. Quello è potere magico di Morgana. Morgana had succeeded in breaking the barrier trapping them in the forest. Of course! If we can get you to my master, she'll find a way to save you. There's still time. Come on, we have to get you to her. Lucaon, I won't let you die here. Che è successo? È una bastardata che bucio di culo è arrivata Morgana quando ci serviva. È sempre così. Una strega arriva sempre quando intende farlo, ragazzi. Ricordatelo sempre. Why, the trees themselves shall sing a ballad of your deeds. Perché eliminando la barriera le fate possono uscire. It was Pooka, the self-proclaimed king. His usual retinue was nowhere to be seen. Though his outfit had seen better days, his elocution was still to be admired. We're in no mood for your riddles. Back off! Why? We have no need to quarrel. Our subjects will gladly
brought you to the edge of the forest. And, led by our fairy light, one ill needs that lupine guide. Lead a filthy beast where he lies. Puka was after Lucaon's spirit and the royal power that it contained. Può sbucare Bayonetta nostra che gli spara un colpo in fronte? Perché questo mi ha cagato veramente la wallera, raga. Io non so ancora come fa a essere vivo. Cioè, lo mangi? Hearing his words, Ceresa knew. It had been Puka who had betrayed the fairy king. Puka who had torn Lucaon's family apart. Before cursing him to wander the forest in solitude. Ah beh, questo è il momento che ti dicono: guarda zio, in caso non avessi letto mezzo documento e non l'avessi capito, toh, questa è la situazione. Queste cose le accetto, ragazzi, perché sono quelle robe che te le fanno per quei giocatori che magari non si mettono a spippola tutto quanto. You fiend! Enough! I will run no longer. But in exchange, let those two go. No, Lucaon, you can't! This is for the best, Ceresa. My time is up. Lucaon, don't give up! We're not going to let you take him, got it? And for the record, I knew you were lying about being a king. So be it, one way or another, he will die. And with his royal line extinguished, we shall be eclipsed no longer, fairy brethren. The cursed child is finally within our grasp. The false king's son reaches its nadir. And now, Puka's star shines bright. On Puka's signal, a terrifying number of fairies appeared out of the darkness. Questo è un problema. Staring down what must have been every last fairy in Avalon, Ceresa's legs began to tremble. But no matter the odds, she refused to give up. Adesso arriva Morgana che fa tipo l'atterraggio da supereroe. No, questo non me l'aspettavo. Ceci? Attenzione, Cheshire, l'unico con un po' di intelligenza, ha detto: ma se me ne carico tutti sulla schiena e corriamo via? The writhing mass of fairy is hot on his heels. Cheshire ran towards the pillar of light. Oh, raga, veramente, Cheshire più intelligente di Bayonetta in questo momento. Ha detto: corri! E usiamo l'antica tecnica dei Joestar. Corriamo. Come degli addannati? Mi fate giocare tipo Crash Bandicoot? Sì. Cheshire ran like the wind. Ceresa felt his warmth through his mane. There was no stopping them now. Cheshire, be careful! Io raga mi metto a piangere. Io non so quanti qua in mezzo. Questa è Friend. È la musica che avevo detto qualche live fa, che c'è tutte quelle volte. Nel primo c'è quando Jean va con la moto nello spazio per aiutare Ceresa. Nel secondo quando Jean dà una mano. Questa è la musica che ci sta ogni volta che qualcuno dà una mano a un amico. Io ho la cazzo di pelle d'oca, Dio Madonna. No. Oddio. Scivola. Ma guardalo come piotta. Una Bugatti sto cazzo di gattone. Altro che la moto de Jean. Questa è una cosa di Bayonetta che adoro, che hanno tutti sti stile così piccolini, sti piccoli minigame. Leppe. Tanto guardala come serpa sopra. Escaping the fairy's clutches, the pair made it out of the forest. Or so they thought. Morgana, una mano. Caught by the fairies, they were slowly being dragged back into the forest. Refusing to give in, Ceresa held on with all her might. But then... Oh, grazie Morgana. Questa è la tua evocazione, chi cazzo è? This was a technique Ceresa had seen before. Witch. I should have known you.
But before Pooka could finish, Morgana extinguished his life with a single powerful strike. Cioè, questo in realtà ti fa capire anche il grado di potenza, cioè, perché questi probabilmente sono come Affinity. Cioè, questi sono quelli che in baionetta tu praticamente scrocchi come Zeppetti. Non è che era Pooka forte, è che semplicemente è la nostra Seresa che non è chissà che. Morgana! I'm so sorry for disobeying you, but please, save the scolding for later. This wolf! It's actually the spirit of a boy! If we don't do something, he'll die! Please, Morgana, can you save him? Lo sa, mi sa pure fin troppo bene, Morgana. Morgana said nothing. She gently stroked the wolf's fur. Confused, Seresa looked at her master. Huh? Mi sa che sta sorridendo. She saw an expression of which she did not think Morgana was capable. It was warm, filled with love. Morgana? You want to save him? How dare you? How dare you say those words after what you did to him, you foolish girl! Sans, calma. Minchia, sei incazzata come una faina. Io non voglio andare avanti. Raga, questo mi fa una sfuriata tipo Baionetta 1. Mi devasta il buco del culo. La vedo già col pugnetto che sta per fare la combo dei pugni normali. Questa sì, questa ci scrocchia male Cheshire davanti proprio. Vado, trac. Seresa, why is that demon still here? Did you not reach the altar? What do you think those years of training were for? Ma è stata corrotta dall'oscurità, perché vedo quello strano bagliore là sotto. Morgana appeared to be growing more angry by the second. She advanced on Seresa and Cheshire. Morgana? What are you saying? What's wrong? Sì, sì, Morgana, ci state, vieni qua che ti faccio due carezze, Seresa. You still don't get it. The training, the brace, the dream. Do you have any idea how long I prepared for the day my precious Lucaon would return? C'era tutto un piano per crescere una strega abbastanza forte da poter liberare il figlio. Cioè, è incazzata come una faina perché non solo sei entrata quando ancora non eri abbastanza potente per fare quello che dovevi fare, ma oltre a fare sta cosa hai pure fatto danno, cioè mi hai ammazzato pure il figlio. Quante streghe sono andate nella foresta troppo? Ce le mandava lei! Lei prendeva giovani streghe, perché erano appunto già più pure, mandava giovani streghe per provare a liberare il figlio. E non credo possa, Arlok. Non può, perché non è pura di cuore. Perché l'abbiamo letto, non puoi entrare nella foresta se non sei pura di cuore. Perché infatti tutti gli spiritelli che noi incontriamo, Arlok, sono bambini morti. Sono gli unici che possono entrare sui bambini, quindi entrano trac trac e ci mangono loro. Ma dai, mi stava era una maestra bella. Perché deve tradirci così? È la prima volta che una figura quasi materna te la butta. Eh sì, ci voleva far scappare perché dice: oh, ancora non sei pronta, vieni, ritorna qua che sto cazzi. Quindi se ne va a fanculo tutto il puttanaio, è amica de Rosa per... no, anzi è vero, effettivamente se la pensiamo al contrario, Father, questa è essenzialmente l'estremizzazione della figura materna. Ammazzare persone pur di salvare il figlio. Thunder crashed in the distance. Wind screamed through the trees. A cold chill ran through the air. Dozens of girls I lured into that forest. Each required years of training. All for naught. I was so close this time, but you had to go and ruin everything. You selfish brat. Seresa had endured her share of scolding from Morgana, but this time was different. These were not the words of a strict teacher. They were filled with nothing but pure loathing. Eh sì, questo è istinto omicida. Morgana! Useless girl! Lucaon and I will be together again. You will surrender that wretched demon this instant. Perché probabilmente magari era l'unica promettente. Perché effettivamente se noi pensiamo a questa baionetta come la baionetta che poi nel 3 sarà la Chosen One, vuol dire che Morgana ha visto in lei un potenziale estremamente alto. Cioè probabilmente, giustamente, è la nostra baionetta, lei c'aveva il potenziale per farla sta cosa, però è entrata quando ancora era acerba e quindi dice: aspetta, fammela ricchiappà magari.
Seresa, mi dispiace, ma... Oh, I see. Made a new friend, have you? Sono abbastanza sicuro che questa, se è soltanto la metà di quel che penso, prende Cesha e ce lo usa come veramente poggia porta. A demon born under the full moon of the bisextile night. That creature is the key to breaking Lucaon's curse. Now, Seresa. I've waited far too long to let a child's sentiment stand in my way. Ecco perché serviva Cheshire, perché era un demone particolare. Che altro, se è veramente Luca. Però vabbè, dettagli. Morgana, I know I wasn't a good pupil. I always messed up during training and broke your rules. I know I let you down. Teresa, tu non stai a capire una cosa. Per fare una citazione, ti ha allevato come carne da macello. Cioè, in realtà, aspetta, non è che lei, perché lei gliene frega un cazzo, raga. Cioè, se Teresa faceva quello che doveva fare, mica moriva Teresa, moriva Cheshire. Probabilmente in un ipotetico what if in cui lei avrebbe fatto tutto il suo addestramento, tutte le sue cose, yare yare da se, magari Morgana ha detto, guarda, io t'ho allenata anche per andarmi a liberare mio figlio, e probabilmente Teresa l'avrebbe fatto. Cioè, in circostanze normali, normali in cui non si sarebbe legata così tanto al proprio demone. You might have been strict, but I always knew you cared about me. You are like a mother to me. I just wanted to make you proud. Get away! È andata in modalità di combattimento. Pull yourself together, she is our enemy. Cheshire tried to get Seresa to her feet. Morgana's next attack would come at any moment. But Seresa could not move a muscle. Ma perché chissà da quant'è che tra l'altro Morgana staffa per cacciare fuori il figlio, eh. Cioè, streghe campano tanto e lei... Facciamo un ragionamento veloce. Baionetta, a 500 anni, è una fregna da urlo. Questa sembra vecchia. Vuol dire che come minimo ci avrà 5.000 anni. Poi non so se magari Baionetta è in caso particolare. Non penso. Just then, something caused Morgana to stop. Using the last of his strength, Lucaon clung to her dress. Please, mother, no more. I can't bear to see you like this. Don't fret, my dear. Soon everything will be back to the way it was. Ah, lo sta infondendo con la magia. Mother! Mother! Her expression fixed, Morgana moved her son aside. Affanculibus, zoom! Ha sparato il figlio da una parte. Sì, sì, bravo bimbo, mi togli dal cazzo che devo ammazzare la mia pupilla. A pity. You had the potential to become a fine witch, Seresa. If only you'd hardened your heart. But you were always so damn soft. Una strega spietata e senza pari, Morgana. Ma veramente? Cheshire, questa non è Seresa. Questa non sa usare il potere magico. Cheshire ormai ha imparato la tecnica dei Joestar, usa solo quella. Minchia greve. Questo ti fa capire a parti inverse il Witch Time. Figata. Ti fa capire quello che provano i nemici del Baionetta. Stanotte è nata una strega. Sta in full modalità combattimento. Che bella. Eppa. No, questo si va sotto, madonna. Non ci sto capendo un cazzo. Giù. Madonna, vatte Morgana, mortacci tua. Quello mi sono distratto. Minchia, è incazzata come una faina. This is our true witch wielder demon.
Tanto bello come dice, così si usano i demoni. Che figata. Ah, qua è a 360. Boni. Guarda, c'è Shad, madonna. Tanto non stiamo combattendo, stiamo scappando, eh. Che bello, cioè noi stiamo provando quello che provano i boss di Bayonetta quando se la ritrovano contro. What's wrong? Giving up without a fight? Cerasa heard Cheshire's voice ringing clearly in her mind. What am I supposed to do? There's no way I can fight Morgana. I see. Well then, I guess that means our journey's over, hmm? The demon sounded disappointed. Our journey? That's what you'd call it, right? This whole thing to save your mum? You blabbered so much about her, even I was starting to look forward to meeting her. Cheshire paused. What is it? I'm sorry for what I did back there in the forest. Cheshire. And you were right. I never would have made it this far on my own. Thank you. Cerasa was moved by the demon's unexpected words. Cheshire, wait! I promise to send you home. I intend to keep that promise. Lo sta per fare. Lo sta per fare. Sta per fare il witch time mentre salta ovunque. Friends protect each other. Friends keep their promises. Gone was the fear and hesitation from Cereza's eyes. In its place was courage and steadfast resolve. I'm an Umbra witch, just like my mum. Come on, let's dance. Oh, adesso non ha più il bracciale, vuol dire che lei pura. Sabbat tempora. Schiva al momento giusto con L, attiverai il sabbat temporale. Ti muoverai a grande velocità, usalo per sconfiggere Morgana. Questa è la prima skill. Lo so come si fa il sabbat. Più o meno. E invece. Lex Tylionis. Now it's our turn!
L'ha infuso. Tanto stiamo attaccando il cuore della strega, non a caso, perché è il punto debole di una strega di Umbra. Potevano fargli usare più demoni, però. Sarebbe stato figo che affrontavi tutti i demoni. Guardalo come corre. Vado, padrona! Che tanto è bello perché è fatto tipo specchio, come gli specchi in cui prendevamo le skill. E poi sì, credo sia il suo main. È tipo, ok, però vedi, non tutte c'hanno Lady Butterfly. Ah, infatti noi gliel'abbiamo rotto, perché mi sembrava troppo facile. A farla anche lei. Demiurga del patto proibito. Ah, ok. Questa è lore. Questa è lore. Perché vuol dire che quello che fa Bayonetta nel 3, Demon Masquerade, ok? Hanno tradotto male. La cosa che fa Bayonetta in Bayonetta di tutte quelle cose peculiari sono proibite. Unirsi ai demoni è l'unione. Figata. Ecco da dove magari l'ha presa. Dato siamo nella dimensione specchio. Guardala come si teletrasporta. Vaffanculo. Tanto che bella che c'è la luna su sfondo. Oh, vabbè, la tua ulti. Bellissima la musica. Che cazzo è? Anthem? Anthem veramente? Mi sto emozionando, quindi non sto schivando un cazzo. Ecco come mi avvicino più velocemente. Giustamente col Sabbath. Non sono più abituato a usarlo in sto gioco. Minchia, boss fight greve. E io che faccio schifo, ma a dettagli. Devo rientrare in Bayonetta 1, 2, 3. Madonna, che schivate di merda che sto facendo. Leppo. Yeah.
Un po' di concentrazione si fa tutto. Di addio. Goodbye, Morgana. You did the right thing, stopping my mother. It was an honor to meet you both. It was almost time to say goodbye to Lucan. I wish we could have become friends. We did, Sarisa. And for that, I am thankful. Mother and child shared a tender embrace. This was the warmth he had been dreaming of. Thank you for always watching over me, Mother. You can rest now. I'm happy I was able to see your face one last time. Good night, my son. Sweet dreams. Sarisa did not know where fairy souls went in this chaotic world, but wherever Lucan wound up, she hoped he would find peace. Tu sarà più greve, purtroppo. The end had come for Morgana the Witch. Her peaceful expression was replaced by one of agony. It was almost too much to watch. This is the fate that awaits every Umbra witch. An eternity wandering the depths of Inferno. Sarisa did not look away. She watched as Morgana's soul was dragged to the underworld. Questa cosa mi ha sempre messo un'inquietudine. Cheshire realized that this unexpected twist of fate had delivered exactly what he sought. A door to Inferno lay before him, but the portal was already growing unstable. It threatened to close at any moment. The journey had left the demon totally exhausted. Struggling to keep his eyes open, he stared pensively at his door home. That gate will take you back to Inferno. Go on. It'll close soon. Cheshire looked back at Sarisa. His expression said what they were both thinking. If I go back, you'll be all alone. È quel che ho pensato. Even after all you've been through, you're still gonna treat me like a kid? Just wait, I'll be strong enough to summon you myself in no time. You just take it easy for a while, okay? Cheshire quietly turned back towards the portal.
Ha iniziato da sola e rifinisce da sola. I'm going to keep getting stronger. I promise. A tremendous sound erupted from the portal. But Cheshire's voice cut through the din. I'd expect nothing less. And you better be one hell of a ferocious demon next time we meet! Oddio, no, sta coltellata non me la tirate, porca Eva. A calm returned to Avalon Forest. As if to wash away the pain of the night, the first rays of dawn enveloped Ceresa, bathing her in their warmth. Sono curioso anch'io della mamma. Chissà se adesso può liberarla. Non credo. Questa è la musica. Non mi ricordo come si chiama sta host. È quella che c'è in tutti quei momenti molto tristi tra madre e figlia. C'è stata con Balder, c'è stata con Rosa. Io adoro questa ricorrenza dei temi in determinati momenti, perché vuol dire che quelli sono i suoi momenti. I did it, mother. I'm a witch. I'm strong. And I'll get stronger. You don't need to worry anymore. Ceresa. You have grown into a splendid witch, Ceresa. You are going to be just fine. Once a regular nightmare, after that day, Ceresa never saw that dream again. Meetings and farewells. Thinking of the promise she made to her friend, Ceresa knew that she had gained something irreplaceable. The night was young. Ceresa set off on her next adventure. The pale moon lighting her way.
Quanto mi puzzano un paio di cose. Sì, quanti anni ci sono voluti per vedere Rosa senza maschera? E Rosa senza maschera è uguale a Ceresa. D'altro che bella questa cosa. Questa è la danza finale dei Baionetta fatta danza, classica. Che bello, d'altro che danza con Morgana. Con Jean. Che bella sta musica. Qua ti fa vedere lei in realtà che sta imparando a danzare, eh. Oh. Sta ballando con Rosa. Credo. Oh. Ah, tra l'altro sono le varie stagioni. Ci ho fatto caso adesso. Ogni personaggio che appare è una stagione. Questa penso sia l'unica volta che Ceresa ha potuto ballare con la mamma. E poi la primavera. Perché gli hanno cambiato capigliatura? Questo è un bel cambio di mood rispetto ai soliti finali del Baionetta. Cioè, perché o ti fanno intendere che in realtà quella capigliatura significa che comunque si è fatto il percorso di Baionetta 1? Perché succede tecnicamente quella cosa nel multiverso per forza. Cioè, perché quello è un avvenimento di un universo. Magari è quello. Io mi immagino tutta la gente che rompe i coglioni. Stronzi, se vi eravate giocati sto gioco, vi eravate potuti vedere il volto di Rosa. Ma non è Baionetta. La prima usa il suo demone come un semplice strumento, la seconda lo considera un fedele amico. Questa storia ci rivelerà quale dei due legami è più forte. Vedete, ci ho preso quella cosa, no? Una la usa in quel modo, mentre Ceresa la usa come rapporto d'amicizia. Tra l'altro, leggendo attentamente, ci può anche stare che si chiami Mimeticus Demonicus in un demone masquerade, perché tecnicamente è molto più visco. Sì, mi sa che infatti la masquerade è una versione avanzata. Però leggere queste cose mi fa capire quanto la baionetta di Baionetta 3 è broken, è rotta. Ma è rotta, tanto rotta, eh. Mo lasciamo perdere che pure Jean per questioni di gameplay lo fa, perché quello è gameplay. Ma Baionetta di Baionetta 3 se strappa il cuore dal petto e fa più arci evocazioni. A un certo punto fa due arci evocazioni insieme. Durante lo scontro costantemente poppa dentro e poppa fuori dalla masquerade. Questo sì avvalora che possa essere la stessa. Però qua uno dovrebbe anche un attimo analizzare un fatto. Come funziona il multiverso di Baionetta? Funziona che in ogni universo, bene o male, si andrà sempre a parare in un determinato punto. Cioè ci sono dei key point che vengono fatti. Quindi a sto punto sta cosa mi fa pensare semplicemente che lei si è fatta il taglio dei capelli di Baionetta 1, perché andrà a fare magari quel pezzo di trama. Cioè quella cosa che succede ovunque del non si sa dov'è finito il padre. Perché non si sa dov'è finito il padre? Perché con tutti quegli inciuci deve diventare Balder cattivo, lei sconfiggerà Balder cattivo e succederanno tutte quelle cose prima di arrivare in Baionetta 3. Cioè allora devo prenderla in questo modo, devo prenderla assolutamente in questo modo. Questa magari se non sarà una baionetta che viene intrappolata, perché là purtroppo mi viene da dire molto gameplay, cioè nel senso le sanno usare, perché a meno che effettivamente essendo tutte quelle persone delle arci Eva sono potenti. Ripeto, se il concetto del multiverso è che ci sono determinati key point che tutte le streghe andranno a fare, no, tutte le streghe finiranno magari in quel punto finale in cui combattono con lo stronzo, vuol dire che tutte le baionette paradossalmente, o la maggior parte almeno, se sono fatte sta cosa. Però boh, perché è anche vero che la baionetta di Baionetta 3 è molto più peculiare, perché è la bambina del primo che viene riportata indietro. Cioè, a meno che appunto la baionetta di Baionetta 3 sia una baionetta che ha fatto tutte le cose per raggiungere il suo apice. Cioè, ha fatto il percorso perfetto, quindi non si è fatta 500 anni dentro una bara, quindi come dici appunto pure tu, sa fare la masquerade, sa fare il Demon Slave. C'ha anche proprio un modo totalmente differente di approcciarsi ai demoni, perché il rapporto che c'ha Baionetta con Madame Butterfly nel 3 è proprio da amica. Cioè ci sono dei momenti in cui Madame Butterfly c'ha proprio quello sguardo, tipo quando devi affrontare l'astronave per esempio, c'ha quello sguardo in faccia che dice cazzo siamo di nuovo qua, sempre per avvalorare quella cosa dell'inferno è uguale ovunque. Cioè c'ha quella faccia, cazzo questa è arrivata qua, cioè è arrivata in questo tassello de cazzo de linea. E io spero, loro da qua possono dividere due cose, perché c'è Baionetta 4 puro con Viola, che se ne andrà per cazzi suoi.
cose sue. Però dall'altra parte c'hanno tutti degli step che possono fare per raccontarti effettivamente come la Baionetta del 3 riesce a fare le arci evocazioni, riesce a mandare in rage la gente, riesce a fare quello che riesce a fare. This is a story of two young witches who are joined by a powerful bond. From this time forth, it must forever remain a secret. Never to be repeated. Che cazzo, la Madonna. Quindi è lei che è uscita da un Tirnanog. Am I back in the forest? Cheshire? Where are you, Cheshire? No, è stato un piccolo loop. Sì, perché ha ancora il bracciale. Quindi non è post foresta. Where am I? Cheshire? Cheshire, where are you? Però questa roba mi ricorda tantissimo, non mi ricordo adesso come cazzo si chiama, raga. Il maledetto del 3. Come si chiama? Synchronus, Anonymous, Gesù Christibus. Come si chiama quello? Non mi viene il nome. Singularity. Mi ricorda vagamente quei colori là, sta roba. Madonna, non mi veniva, grazie, father. Capito, siamo spawnati a 10 minuti, già è morta. Strange void. Serasa had been petrified by a mysterious force. Sarà una cosa che lei non si dovrà mai ricordare. È una cosa che è successa. Gian gli ha parato il culo, gliel'ha eliminata dalla memoria. Cioè, non se la ricorda che è successa questa cosa. C'ho i brividi. And as for Cheshire, he was nowhere to be seen. Could this too have been the work of the fairies? Hanno spiegato un paio di cazzi che nel 3 davano, storcevano il naso. My thanks. The fairies' power resonated through your memories to guide me here. Figlio di puttana, sei ancora vivo! Sei ancora vivo! Questo è il... Che cazzo? Questo stronzo non è Fata Luca, questo è Singularity. Perché infatti una cosa che tutti nel treno hanno detto: scusa, ma tu che puoi viaggiare nei cazzo dei multiversi, sei la Madonna dell'ingorona, non puoi andare da Baionetta Piccola e Sgozzalla, quella che t'ha battuto? Dopo che è stato sconfitto, una tipo, penso non è lui perché non è completo, un suo rimasuglio l'ha risparato indietro. Il merda, sto figlio di puttana. Mi piace che siamo tutti d'accordo. Cioè, giustamente, tu finisci Baionetta 13, questo è l'essere divino. Ogni volta che muore prende un altro se stesso da un universo e blippa, fa tutte le cose. No, non è la sua versione alternativa, perché è la sua versione finale suprema. È la versione quella ultima, mezza smuccica. Poi magari adesso mi dicono qualche cosa, eh. Però figa sta cosa, ha cercato effettivamente. Ma quindi Gian gli ha parato il culo? Non me posso commuovere a 10 minuti, a 20 minuti. I'm surprised that one so young was able to resist my power. But I should have, before long. Non è che una fata, Harlock. Questo essere qui è tipo l'essere più forte del multiverso. È una persona che ha viaggiato all'interno di tutti i multiversi assorbendoli e distruggendoli. Alla fine di Baionetta 3 noi arriviamo al climax finale dove c'è una baionetta contro lui. Cioè lui essenzialmente era paradossalmente immortale, perché ogni volta che moriva prendeva un altro se stesso, lo rificava. Infatti molti dicevano: scusa, è morto con un raggio laser come uno stronzo? Perché è fighissimo, sì. Che cazzo c'hai? Lo Jansense sente quando è in pericolo Baionetta? Può essere. I figured she could handle that forest without my help, but this power is unlike anything I've ever felt before. It goes against all Umbran teachings, but I have no choice. For years this young girl had protected Serasa, always being sure to watch over her from afar. Her name was Jean, and she too was an Umbra witch, just beginning her training. A meno che questa cosa effettivamente è una cosa che succede in tutti i multiversi, perché lei è proprio strettamente legata all'Eva originale. E magari in realtà in questo universo per adesso è lei l'Eva, perché Serasa è ancora una merda, quindi magari sono proprio strettamente collegate e si percepiscono. Unlike Serasa, Jean lived in the Umbra Witch Village. Though forbidden, she often snuck out to meet her rival. The two never missed a chance to compare strength. Ma quindi lei sa evocare la roba, però. Jean had been warned about the risks of soul projection. But that stayed her hand nary a moment. Questa è una figata, eh. Perché quella è l'anima della strega. Cioè, se lei viene uccisa in questa forma.
bene. For she aspired to surpass Ceresa and become the strongest of all the Umbra witches, a goal that allowed no room for cowardice. Però vedete qua Jean già calcola Ceresa come la più forte. Ma Ceresa è una stronza, cioè a meno che Jean fin dall'inizio come in altre varie cose non sapeva che c'ha già l'occhio sinistro, perché può essere, effettivamente. I swear, yeah. The girl likes to keep me busy. Jean's technique split her soul from her body. She flew towards Avalon Forest. Sì, però questa cosa che era un altro piccolo... Vabbè che forse in questa forma non puoi fare un cazzo. Ah, ok, ecco che lei trova Cheshire. Lei trova Cheshire e gli fa... Allora, bro, dobbiamo collaborare. Figata. Something is afoot in this forest. And it's not just the fairies. Ceresa, where are you? Jean had successfully arrived in Avalon. The forest air was tinged with a vile presence. Quella è la cosa greve, Benedetta, che secondo me lei potrebbe scoprire che deve morire. Io prima mi stavo a commuovere per questo. Cioè lei, da bambina, perché è tanto singolare ti è una merda, gli fa zia, guarda che tu tra 8 anni mori per la tua compagna, sei sicura? E lei gli fa sì. E io piango. Sicuro lo fa, perché è una merda. Scusate ragazzi, vi ho spoilerato l'episodio di Jean, probabilmente. Non blind. Bello come Ceresa ci ha messo 4000 anni, il parkour, fa tutte... Lei è tipo Dragon Ball. Is that Ceresa's stuffed cat? She must be in trouble. I knew it. As I thought, this is no fairy magic. Who are you? Cheshire's voice alarmed Jean. Who's there? Show yourself. Don't play dumb. You trapped me in here, didn't you? Cheshire said as he struggled to break free. Però veramente, se ci abbiamo preso una figata, perché sono riusciti anche a gestirsi, per quanto molte cose, riusciti anche a gestirsi il multiverso. Perché questa era proprio una delle lacune del finale del 3. Inteso, tu sei ultrapotente ma non puoi tornare ad ammazzarla da bambina. Che cazzo vuol dire? Invece l'hanno fissata qua, quella roba. Cioè, ci ha provato, ma magari gli hanno fatto no, you don't. Merda. Ma in realtà dipende anche molto da come l'hanno intesa quella roba, effettivamente. Perché potrebbe essere anche che lui magari nella sua forma, proprio i residui. Almeno ci hanno spiegato che lui essenzialmente può popparsi dove esiste. Cioè lui non è che può andare indietro dei 4000 anni se ancora non esiste, almeno credo. Quindi già c'è sta sta cosa. Più ci metti che magari è molto 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 indebolito, ha detto ok, con gli ultimi residui provo a scapocciarla. Più che altro lo sapete che ha detto, non è che l'ha scapocciata, convince Jean a non sacrificarsi per lei, che è ancora più greve. But it took all his strength just to keep from being swallowed. He could barely move an inch. Ah, cioè Cheshire sta attaccato alla roccia, dice porca puttana, no. What are you doing there? Where's Ceresa? Entra al buco nero, Jean. Io capisco che, cioè, mi pare un po' palese. Ceresa? How do you know the girl? Eyes narrowed. Cheshire studied Jean with new interest. I'm an Umbra witch. Apprentice. Jean, I've come to save Ceresa. What have you done with her? Get out here and explain yourself. Ma che tra l'altro lei sapeva che avrebbe fatto quel che avrebbe fatto dentro alla foresta e l'ha lasciata. Ecco perché non gli ha dato mai una mano, perché ha detto vabbè, lei deve farsi i superpoteri essenzialmente. Boom! Like I know where that brat is. Cheshire said, trying unsuccessfully to hide the desperation in his voice. A demon? Here? Did Ceresa summon you? Più o meno. Jean knew Ceresa well. Seeing the demon-possessed stuffed cat, she instantly grasped the situation. She thought for a moment, then had a truly devilish idea. Non lo vuoi controllare, vero? I've a proposition for you, demon. I'll get you unstuck. But in return, you help me find Ceresa. Find Ceresa? The demon eyed Jean suspiciously. That's the deal. If you say you'll help me, I'll move you to a body in a less precarious position. I have just the thing. Jean produced a stuffed animal of her own. A handsome red stuffed cat. Questo si rifà molto alla sua forma da pantera, leonessa, che cazzo non mi ricordo, tipo tigre rossa, quel che è. Oh, è bello, sì. Compared to Cheshire's tattered felt, its velvet fur had a rich sheen. Nevertheless, è che te pare che Jean è brava meglio in tutto di Ceresa. Like I trust a human.
You're all the same. You won't trick me. Jesha barked at Jean. Chissà se effettivamente l'hanno fatti i peluche di sta roba. Perché vedi, se ci spingevano bene, Dio Madonna, con tutto il cartoon, con le cose, potevano fare i pupazzi, le cazzatine, gli oggettini, potevano farci un fottio di merchandise Nintendo, vaffanculo. Fine by me. Best of luck then. Jean turned her back on the prideful demon and prepared to set off on her own. Sì, non ci sta a credere neanche lei. Watch! Jesha yelled, unable to conceal his distress. And with good reason, in a moment he would be sucked into that void for good. All right, let me into that blasted cat. But if this is a trick, your lunch. The demon reluctantly agreed to Jean's plan. Sì, Cesare ha fatto tutti i materiali di risulta perché giustamente stando dentro la cella non è che poteva farci chissà che. Very well, demon. Now... into the vessel you go! Che cazzo ha spawnato un... Ah no, è il culo del peluche, madonna. Un buco nero. Giustamente Jean sa farlo. To think this would come in handy here. Demon, speak your name. I don't have one. The demon showed his gratitude the only way he knew how. An angry roar. I see. Then I shall call you Charles. Ma perché? A che cosa si rifà sto Charles? Charles? Perhaps the demon had grown more attached to the name Cheshire than he cared to admit. Oh, sì, sembra tipo il cappellino dell'asino dei bambini. What's the fuss? Any name will do, right? Off we go now, Charles. We've no time to waste. Però vedete anche la differenza di Jeanne nei confronti di un demone. Cioè, questa è una cosa che sembra una cazzata, ma in realtà è proprio vero. Morgana li sottometteva, li usava come armi. Bayonetta e Jeanne ci fanno, per quanto in questo momento è molto leggero, ma ci fanno un legame. E infatti questa è anche la cosa che si vede tantissimo in Bayonetta 3, perché in Bayonetta 3 Teresa incontra i demoni a cazzo, gli fa: zio, siamo nella merda, ci dammo una mano, e quelli si fanno controllare momentaneamente da Bayonetta. Cioè, questa è una cosa che non è per niente una cazzata, è una cosa molto molto importante. Oh, ma voi immaginatevi la gente che ha detto: questo non è un Bayonetta? E c'è questo. Cioè, questo, ragazzi, è letteralmente collegato al finale del 3. Però questo essenzialmente conferma che sì, queste sono a tutti gli effetti le origini di B3. Teresa? It's faint, but I can sense her magic. And she's not alone. Something put John's nerves on edge. This presence belonged to no fairy. Look! Over there! Charles had spotted something. Jean followed Charles' gaze. She could see a small figure floating in the distance. It was Ceresa. She was unnaturally still, frozen by some unknown power. Jean looked at Ceresa's face. It was as pale as ice. Sì, ho capito, singolare, ma almeno poi rimetti la dritta. Cioè, non la mette da una parte... E almeno mettila tipo la bella addormentata per terra. Ceresa! L'ha salvata Cheshire. So close. Whoever was behind this was determined to keep the girls apart. Charles bared his fangs and began to growl. Madonna, che musica contorta. The source of Jean's unease appeared before them now. He was suspended in the air, like a fell specter, fixed by his gaze. Neither dared to so much as breathe. Destino immutabile, impostore fenomenico. Che cazzo, questo si ricollega a quella roba finale del 3 che ti termini di merda. Ma scusa, è una boss fight. You're the one who was speaking to me before. Who are you? So we meet again, my brave friend. Or perhaps introductions are in order. Ci incontriamo di nuovo. He who affirms all phenomena. Questa cosa ti fa riragionare su tutto quel pezzetto nella in un modo molto greve. My, that's quite a mouthful.
You're worse than No Name over there. No matter. Anyone crossing the Umbra will pay! Arc Eve Origin. To think that her continued defiance would bring me to this place. Questo proprio te lo conferma, cioè ti dice lei è quella, cioè se prima c'avevi dei dubbi è un'altra B3, no, è lei, punto, è proprio lei. A slight miscalculation, but she will be mine soon nonetheless, and then I will affirm my word. As he spoke, the Spectre's eyes grew crazed. They smoldered with a dark energy. Dopo essersi giocati in realtà Origins, toccherebbe andarsi a rivedere anche un sacco di cutscene del 3, perché lo scrittore della trama del Bayonetta non è l'ultimo degli stronzi, cioè le fa queste cose in chiave di poi. Quindi io vorrei rivedere un sacco di cutscene di Jan con lui e anche di Ceresa con Cheshire. Cioè io voglio rivedere un sacco di espressioni, perché nella mia mente ci stanno sti flash di alcuni momenti che tu dici c'è qualcosa ma non capisci. Quel qualcosa che non capisci è dato da sto gioco. Cioè, perché sicuramente Bayonetta rivedendo Cheshire, cioè qualcosa qua gli deve essere partito in Bayonetta 3. Per forza. Perché è palesemente quel demone che si è infilato dentro un'altra bamboletta. Vabbè, ma che ne sa un'entità multiplanetaria se lei l'ha prescelta? Perché gli ha appena aperto il culo Harlock. Paradossalmente lui è stato appena aperto da la Chosen One, che è questa. Anche perché da un essere essenzialmente che può viaggiare nel multiverso liberamente e sostituirsi, immagino che catalogarlo sia il minimo. But John and Charles did not back down. What absolute poppycock! I won't let you lay a finger on my Umbran sister. Bella la musica. Return Ceresa or prepare to feel the wrath of the Umbra. Con quale host me lo stai dicendo? Bravi. Minchia, questa è una boss fight difficile, perché è tipo Bayonetta 3 qua. Questo è un boss di Bayonetta 3, ma che figa. Lei. Ah, vuoi colpire anche Cheshire? C'ho l'armatura, stronzo. Oh, oh. L'ha già analizzata e l'ha già trasformata. What's the matter? Don't tell me you're giving up already. Eh sì, sicuramente è stata magari alleggerita lo sparte, perché siamo qua, ma anche proprio per simboleggiare che non è completo tutto quanto. He probably tastes horrible. I better swallow him in one gulp. The demon was already licking his chops, but the specter was unfazed. As he got to his feet, a faint smile crossed his lips. You still don't understand, Jean. What will happen if you oppose me? Se ti opponi a me, in futuro ti ucciderò. How do you know my name? I will show you, Jean. Give you a glimpse of what will happen if you continue along your current path. Poi devo capire in tutto sto ammuccio di roba bellissimo dove cazzo lo vede il sorriso, però dettagli. John and Charles found they were unable to move. The Spectre had them in his spell. Intanto questo è quello che succede ad ogni Bayonetta quando affronta Singularity. A moment later, a torrent of horrible visions began to flood into John's mind. It was a vision of John as a grown woman, dealt a fatal blow by an unknown assailant. Esatto, te lo mettono così anche che non ti spoilerano in caso tu ti sia giocato Bayonetta 3, non te lo sia giocato. Stop these stupid tricks! I'll rip you apart! Charles tried with all his might, but he could not move. John, I have shown you a vision of things to come. If you do not distance yourself from it, that future will certainly find you. But this fate is not yet determined. Leave now, and it may yet be avoided. The Spectre rose once again. Suspended midair, he looked down on them with his piercing gaze. He slowly turned to face Ceresa. Arc Eve Origin, you cannot resist much longer. Soon you will give me that which I desire. Then, finally, the nominal affirmation will be realized.
Che tra l'altro sta roba che dice la predizione fenomica, essenzialmente, ragazzi, per chi non sapesse, facciamo un po' di chiarezza perché è una parola a cazzo, sembra. Però essenzialmente non è che le chiamano Arci Eva a random, le chiamano Arci Eva e Arci Adamo perché essenzialmente sono quegli esseri che tramite le loro azioni sono in grado di cambiare le sorti di un universo. Questa capacità si chiama predizione fenomenica. Infatti lo fa pure in Bayonetta 3, no? Che quando fa il rush finale dice: perché questa sarà la mia, che era tipo ineluttabile verità. Cioè scelgo io come va la roba. Serve quello. Essenzialmente fotte sta sorta di dono. Anche se non so, non è propriamente un dono, perché essenzialmente è una roba che so forte e ti apro il culo. Però vabbè. I told you, you won't lay a finger on my unbred sister. Jean stood tall in defiance. Essenzialmente sì, Star, letteralmente. Cioè ci stanno proprio dei momenti in cui lui fa: che cazzo stai facendo? Scusa, stava a vincere fino a 2 minuti fa. Perhaps I was too soft. Witness your cruel fate once more. Cazzo, continui a farglielo vedere, l'ha visto. You too. That pipsqueak made a promise to me she has yet to fulfill. You can't have her. The beast gave a fierce roar. Jean, you have seen what a witch, yet still you would face me. Ah no, ma sotto è ancora umano. Cioè quella è una maschera. Madonna, non ci avevo fatto mai caso. Perché sapete, una boss fight finale è tipo una battaglia tra dei scesi in terra. Quindi non è che ti metti a guardare la faccia. È tipo un cappuccio con tutta roba. E sotto è ancora umano, paradossalmente. I won't run away. I am going to be the strongest witch of all. Accuccia. Madonna, pure qua ce l'hai sta copia di merda, eh. Cheshire può perriarla. Stronzo, suca! Te fai battere dai bambini, merda! Scendi, merda. Ma che sei scemo? No! Accuccia, merda! Tanto qua è proprio debole, è proprio rimasto il nulla. E quindi Singularity è stato ucciso da Cheshire. No! Perhaps I was not clear. I will achieve phenomenal affirmation. The two of you altering that is a statistical impossibility. The Spectre's right hand began to glow with an icy glimmer. Che tra l'altro figata, quella è oscurità perché sono le paure. Yes, that is what you humans say in the face of defeat. And when those pleas go unanswered, that is when you witness true despair. No! No! Let go of him! Tanto si sta preoccupando pure per un demone che ha conosciuto da poco. Charles screamed out in agony. The spectral flames were slowly eating through his body, tearing him apart. After I finished with him, you're next. I tried to warn you not to get involved. It's a pity you would not listen. Cereza! Wake up! E cazzo vuoi che fa pure se fosse? Cereza! Cereza! Open your eyes, you fool! Ah, scusa, perché è stupida? Ci tiene Father, perché sarà quella che gli farà fare quello che vuole. È questa Jean che poi l'andrà a prendere, lo porterà dove deve portarlo, farà andare Bayonetta di là, la ucciderà e poi diventerà, grazie a quello, supremo. Per questo non la può ammazzare, perché è essenzialmente quella che porta il passeggino. Impossible. Arc-Eve Origin is under my spell. She will not wake again. Ever. Cereza, did you forget our promise? We swore to become stronger together. Keep your promise. If you've any pride as an Umbra witch, now's the time to prove it. The room was flooded with a light as bright as the sun. For a moment, everything around them seemed to dissolve in the radiant glow. What is happening?
could she have awakened? A usare l'occhio sinistro. Ma che cazzo stai a dì? E poi non se la ricorderà sta cosa. Com'è possibile? Fatto è mezzo bianco, mezzo nero, come ogni finale del Bayonetta. Cioè, Shire, spacca! Spacca tutto! È la Madonna! The Spectre's blood-curdling scream seemed to shatter the air itself. This is unfathomable! John! You have made your choice. That fate is now immutable. I will not fear my fate. Whatever may come, I will stand and face it. Madonna mia, sta cosa fa mali. Ma sapete che cazzo vuol dire che lei per tutta la vita sapeva che in un determinato punto sarebbe morta in quel modo? Dio Madonna. Sì, l'ha soltanto allegata ancora di più, Father. Ha fatto quello. Ha proprio fatto quello che non doveva fare. Doveva fare solo i cazzi suoi. His power extinguished, the Spectre's body flickered, then faded away. As if in response, cracks and fissures burst all around them, and the world began to crumble. Il bello quindi che paradossalmente lui non è morto nel 3 ma è morto dopo ancora. E tra l'altro è stato ucciso da Jean, vabbè è stato da entrambe però dettaglio. It's all falling apart. Was this all just his illusion? Cereza! The color had begun to return to Cereza's cheeks. But from the faint smile on her face, she appeared to be having a pleasant dream. I think she'll be all right. They will be able to return to the forest. And it looks like my time is almost up. Comunque Jean veramente sta, è una bambina, si è teletrasportata in un'altra foresta con l'anima, è entrata in un'altra dimensione, ha devastato un signore della guerra multiversale, così. Jean's body had grown faint. Her technique had reached its limit. Well, Charles, which will it be? Which? What do you mean, which? Charles returned with a puzzled look. I'm asking, will you go back to that tattered doll? Or shall I send you home to Inferno? Niente. Charles blinked incredulously. Home to Inferno? This was something unexpected. Did Jean have such a power? For a moment, Charles simply stared at Jean, saying nothing. Finally, he spoke. You think I'd trust you with that? Just keep it simple. Put me back where you found me. Sta a fa lo tsundere. Non vuole abbandonarla. Perché qua era dopo che hanno fatto tutti gli elementi, le cose. E quindi stavano insieme, erano amichetti. I see. Have it your way. But come on. You must like that body. Better than the lump of scraps Cereza drags around. I hate them both the same. Charles grumbled. In his usual irritated manner. Besides, you're too rough for my taste. At least the pipsqueak gives me a break once in a while. That's so. Seeing through his act, Jean smiled at the flustered demon. She used her Umbran arts to grant his wish and returned him to his former body. Cheshire, there you are. I'm gone
for a minute and you get yourself lost again. With a peaceful expression on her face, she gave Cheshire a big squeeze. Cheshire sighed and furrowed his brow. But somewhere deep down, he was relieved. Il cuoricino di Cheshire batteva piano piano per non farti sentire. Farewell, Charles! No, Cheshire! And don't you dare tell Cereza what happened here! I mean it! Però effettivamente, scusa, seppure lei l'ha visto... Ah no, perché lei non l'ha mai visto trasformato in Cheshire Cheshire. Esatto, allora lo sa Cheshire. Vabbè che tanto il Cheshire che vedono in Bayonetta 3 è praticamente una patata che fuma come un... con la sciarpina. Quindi non credo che dici, vabbè, sua la stessa cosa, però... But you saved me back there. I suppose I can make an exception this once. Cheshire added softly. If I didn't know better, I'd swear I was talking to a human. Take care of my friend, Furball. Whatever lies ahead, I'll be ready. I'm going to be the strongest witch of all. Thus concludes the adventure of Jean and Charles. We have seen how Cereza and Cheshire's journey went from here. But what of Jean? What happened to her after learning of her fate? It may not be possible to change one's destiny. However, Jean's indomitable spirit and steadfast resolve will surely guide her down a true path. Let us wish her success in her journey and put this chapter away in a safe place. Faranno un gioco di Jean. This story will remain our little secret. Oh, guarda che bello.